Signori, oggi parliamo di situazioni cringe in pubblico, anche se siete tutti qua per vedere Frank Belato. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Posso dire che abbiamo creato la sigla con un timer che sentiamo solo noi per essere precisi precisi. Sì. E tu finisci in anticipo. Come? Almeno tre secondi di anticipo. Non ho finito in anticipo. Meno tre secondi di anticipo. Era per creare del cringe. Veramente comunque, male. Live meravigliosa, non c'è Nelson oggi. Ma no, io invece sono una sorpresa. Allora, l'unica volta che serviva. Ammetto che di solito non serve mai a nulla. Cosa devi fare? No, perché secondo me era mega in tema per l'argomento, perché lui è una persona che prova cringe, si fa mille paranoie con le altre persone e quindi era perfetto per darci il suo punto di vista. Adesso arriverà comunque. Ma allora diciamolo, ma perché non c'è Nelson? Perché? Diciamo. Ammetto, non lo so. È bloccato nel traffico. Non te lo sei spoilerato? Non ho capito. Allora, è bloccato nel traffico con la sua stessa auto perché doveva andare a rinnovare il tagliando. Importante, ragazzi. Il tagliando dell'auto. Perché ovviamente oggi, cioè, noi lavoriamo 4 giorni su 5, però facciamolo nei giorni in cui assolutamente lavoriamo. Assolutamente. Poi vorrei ricordare che comunque, diciamo, non è solito di Nelson, perché è uno che proprio si programma tutto sul suo calendario, esatto, perfettamente, con tutti gli impegni. Però è stato bellissimo perché prima ha chiamato il taxi, fa: salve, mi servirebbe un taxi. Io infatti non capivo, dicevo per fare da uno studio all'altro. Spiegate cos'è questo. Anche io me lo stavo chiedendo. Cosa vuol dire? Non hai visto questo meme? Meme è famosissimo, di questo bambino. No, in realtà Cesare l'ha studiato bene. Oggi guarda anche un video di approfondimento. L'ho studiato molto bene. Ce l'abbiamo per caso? Ok, let's go. Tu lo devi guardare, una volta che lo guardi, secondo me ti infota tantissimo. Ma quindi non ci dai qualche informazione? €200 Allora, ho qualche informazione in più. Se riusciamo a prendere. Cazzo, devo dare €20 a Pingu. Vai a saldare i deboli. Han suonato. Chi è? Ah, ma potrebbe essere Nelson. Perché sì, è Nelson perché non ha le chiavi di solito. Sì, anche secondo me. È vero, non ha mai le chiavi, Nelson. Non gli aprire. È Nelson? No, apri. Apri, perfetto. È assurdo quanto richiami Frank Belato. Cioè, Frank Belato è veramente un'esca pazzesca. Infatti, anche così col cappuccio è bellissimo. Anche così col cappuccio. Sì, sì, perché tipo... si vede proprio la forma sferica della testa. Esatto. No? Ma guarda che Frank basta un attimo modificarlo nel suo aspetto. Perché tu sei mega abituato a vederlo tutto così preciso, col cappello riccio. Ma se tu lo modifichi un attimo, diventa assurdo. Ma anche solo quando gli abbiamo fatto i basettoni. Quando si era fatto PG, il basettoni, vero. Era diventato un super boss della vita. Comunque, oggi l'argomento non è Frank Belato, anche se poi alla fine della live ve lo sveleremo. E oggi parliamo di cosa succede. Pingu, avevo €20 fino a ieri, non ci sono più. Che cazzo vuol dire? Che ero convinto di averli nel portafoglio, perché ce l'avevo da un botto che non uso mai contanti. Ieri li ho usati. Perché cosa li usati, scusa? I contanti non si usano. No, ci sono dei posti in cui magari hai dei conti in comune e quindi fa comodo. Hai pagato il metano? No, da chi paga il metano in contanti deve essere stronzo. O un evasore fiscale, eccolo! Signori, un evasore fiscale! È vero. No, non è vero, stiamo assolutamente scherzando. No, io no. E quindi Pingu, niente, a buon render, perché oggi ha pagato una dogana. Allora, la cosa figa, aspettate. È vero, volevo ricordare a te. Ok, prego. L'unica volta che non sono qui all'inizio, iniziamo in orario. Siamo partiti. Non è una volta, è già successo almeno 3 o 4. Allora, il timer quant'è lì adesso? 10 minuti? Il timer? Sì, non è più 15. È rimasto 10. Sì, è 10. Nelson, ti sfido a sentimento a capire di cosa parleremo oggi. Provaci. Del freddo. No. Ma ci stavi seguendo? Io mi immaginavo te che ci seguivi. Anch'io. Esatto. Per quello abbiamo detto che era meraviglioso. Io pensavo dovessimo ancora iniziare. Ma va là. Ma noi siamo puntualissimi. Ok, è la mia broda questa. Ok. Ancora. Volevo ricordare comunque a tutti che a quanto pare ora ordinare dall'Inghilterra richiede il pagamento di una dogana. Ma è enorme, Frank. Io me l'ho dimenticato di questa cosa. È un casino enorme. Confermo. Cioè non ha più senso. È un mega pacco. Solo che io me l'ho dimenticato di questa cosa. È un dramma. Non ha più senso prendere cose dall'Inghilterra. No, infatti. Scusate. Vabbè, a parte questo, vorrei ricordare, visto che vedo l'hype train di livello 5, che è appena scaduto. No, ce l'abbiamo appena fatta. Abbiamo un sub goal. Ce l'abbiamo. E particolarità del nostro sub goal, della nostra barra per il sub goal, diminuisce è che sempre. Esatto, va sempre più su e oggi siamo ripartiti da 1998. Ricordiamo che il nostro è un canale morente. Quindi, chiunque volesse supportarci, ci fa piacere. Assolutamente. Perché ricordiamo che a 2500 sub porteremo un nuovo gioco.
gioco da porteremo un nuovo gioco da tavolo. L'abbiamo già portato Monopoli, è piaciuto un botto, e quindi porteremo un nuovo gioco da tavolo che sarà una sorta di maratona, perché naturalmente la live durerà di più. Sarebbe bello farlo a dicembre, magari, se riusciamo. Però sarebbe bello, ma ormai ecco, una live extra a dicembre però la vorrei fare. Sì, sarebbe figo, ma costa di farla senza dei gol, un gol qualcosa, però il gol è figo, cioè se in realtà se riusciamo ad arrivarci sarebbe figo portare quella lì. Eh sì, però impossibile secondo me con cosa. Avete un botto di motivi per abbonarvi, potete farlo perché vi piacciamo, perché volete sostentare la regia, perché volete, vi piace un botto il podcast e siccome non c'è modo di foraggiarlo lo foraggiate così, oppure perché avete un abbonamento gratis con Amazon Prime, sì, solamente perché l'avete, potete usarlo, vero, un po' più banale, ma lì secondo me la cosa nel sfruttarlo dovreste sfruttarlo tramite i genitori, cioè tutti i genitori, magari anche gli zii la nonna. Vabbè, io è ancora vero, non pago Amazon Prime, uso quello di famiglia. Ah, giustamente, usi quello di famiglia. E io funziona al contrario, è anni che compro, mia mamma mi manda i link delle cose da comprarle perché classico. Non ha Prime, okay. L'ha fatto tipo da due mesi. Posso infatti io non ce l'ho Prime, no, però io ho tutta la lista ordini impestata di gomitoli, aghi per cucire, fili, quindi proprio Amazon ti consiglia quello poi sì, che tu vuoi, un casino, cioè, nel senso, c'è sempre e poi tre volte mi devi ridare i soldi, macello. Ci sta. Vabbè, scuro. Intanto che comunque è figo perché no, Nelson non sa ancora l'argomento. No, ma dai, non diciamoglielo. No, vabbè, ma a un certo punto secondo me si arriva da solo a un certo punto. A parte che se vede il titolo da live, sì, no, è vero. No, quello non lo voglio guardare, ma se, scusa, se iniziamo a parlarne e provo a capirlo. Ok, va bene. Ok, okay, però Nelson, parlaci dell'argomento. No, aspetta. Hai sentito evasori fiscali? No, quello non abbiamo ancora iniziato. Però figo, bello parlare degli evasori fiscali. Secondo me potrebbe essere molto interessante. Come fare? Oggi non andava a riscaldamento, però abbiamo bustato tutto. Ma infatti si sta bene adesso, dipende dove vai. Ci sono le zone fredde. Di là sono 16 gradi, muovere tutto. Però ti ricordi le rubriche che facciamo, visto che abbiamo solo il patto del giorno. No, è comunque sul pezzo, chiedo scusa perché mi hanno consegnato la macchina mezz'ora in ritardo, nonostante io fossi fuori ad aspettare. Cioè, chiedi scusa per loro. Ma prima di prendere hai controllato tutto, che l'olio, il liquido, no, è tutto, della tutto ok, cioè, ho fatto proprio il tagliando. Però se controllo che l'abbiano fatto, sì, era davvero tutto ok. Però ha detto che ho finito due gomme. Ah, cazzo. Hai finito due gomme? Sì. Ma quelle invernali, ma quelle estive. Ma stai spendendo un botto per Sauber. Ma come vai velocissimo? Ma che cazzo è? Sei sgommato. Sgomma continuamente. Ma non capisco, stai continuando a buttare fuori i soldi. No, ma questo è proprio il periodo peggiore dell'esistenza. Ma cioè, poi, mi sta uscendo tutto. Cioè, ti giuro, la cosa poi che era sola, che gli è andato l'auto di prova, l'auto di, non di prova, l'auto, l'auto sostitutiva, scusami, che era una Lancia. Sì. Ed era molto più bella di quella che adesso. No, ma non piaceva un po'. No, era Lancia Y proprio. Ma poi dovevi vederla guidare, che non si ricordava come usare le marce. No, decollavo. Ma quello quando oggi doveva prendere la macchina per andare all'altro studio, prendi quella di tonno. No, non so come cambiare le marce. Non so la frizione. È completamente perso perché quando fa retromarcia guarda dove ci dovrebbe essere lo schermo della telecamera. Vedi Nelson che fa così, perso, poi guarda indietro. Non so dove guardare. Lì lo capisco, cioè io non ho i sensori, però è un dramma senza i sensori. Ma no, si fa tranquillamente. Però so che faccio delle manovre che potrei mettere. No, quello Nick no. Non dare questi messaggi, non si toccano le altre mani. Ma andiamo a sentire il patto. Dai. Ah, è vero, il patto. Ciao ragazzi, del qui giorno. Questo è il mio patto del giorno. Potrai teletrasportarti dove vuoi, quando vuoi, ma i tuoi vestiti si materializzeranno addosso con un po' di ritardo. Ritardo che può variare da qualche secondo a qualche ora. E no, non vale teletrasportarsi in un luogo deserto o appartato. Ci dovranno essere sempre delle persone che ti dovranno vedere. Che fai? Accetti o rifarrai? Sei arrestabile, eh? Questo è pesissimo. Allora, dipende quando entriamo nell'ottica che è un faresti questa cosa, perché sennò iniziamo a dire beh, io accetto questo potere, poi non lo uso. Ah, è vero, no, okay, faresti allora, questa cosa io lo farei stasera. Cioè lo farei all'istante. E dove andresti? Per me tu stai sottovalutando. Aspetta, tutto perché sentiamo. Esatto, magari ci ha pensato. Dove vai? Tipo farei un, non lo so, luogo pubblico. Cioè deve essere una meta europea. Tipo sì, ma dove? Tipo Londra. Dai, okay, andrei dove? A Londra. Ok, dove a Londra? Dici un posto. Un centro commerciale. In pieno centro commerciale. In pieno Shoreditch. Ok, arrivi a Londra, quindi accetteresti di essere visto per un tempo indefinito di tempo. Cioè potrebbe essere anche un'ora. Sì, guarda, sì, che un'ora, anche un giorno. Cioè io compaio in mezzo alla piazza, poi corro via. Cioè corri nudo in giro per Londra, ti placcano secondo, esatto, ti placcano subito. Ma quante te ne danno? Cioè il problema è che se ci pensi è inusabile questo potere. No, lo so. Gli stadi, cioè tipo ti fai una scritta, non so, il body painting, e poi esatto col body painting mezzo allo stadio inizia a correre. Vi ricordate qualche anno fa a Bologna è stato quel caso di quella ragazza che girava nuda per Bologna? Sì, è vero, sì. No, è vero, mi ricordo. Magari aveva questo potere. No, secondo me ci sono dei posti dove puoi rischiarla.
Cioè in America, ma tipo, dove, secondo me non ti uccidono subito. Aspetta. Ma perché dovrebbero ucciderti? Oppure in determinati stati dove puoi andare, sì, potresti andare nelle spiagge nudiste. Esatto, che ci avevo pensato. Vai nella spiaggia nudista e lì stai easy. Però solo lì d'inverno, scusa, però non è pieno. 6 dicembre, spiaggia nudista. Secondo me la tecnica del body painting è super efficace. Fidati, sei una matranga come quella di Nick, non funziona. Cioè, la integri nel painting della gamba. Ah, come bastone di Gandalf. Esattamente. Tipo. Ok, ho capito. In un qualche modo se la fai. Ah, in Svezia, tipo nelle acque termali. Nelle saune trentine. Ah, è vero. Sempre dentro una piscina. Oppure anche una piscina. Una piscina all'aperto, in un hotel. Secondo me, però, stiamo raggirando. Secondo me il patto è ti trasferiresti in un posto col teletrasporto dove devi tener conto che non potresti essere nudo se sei nudo? Scusami, adesso voglio un attimo prendere questo commento di Illy. Ti materializzi in un centro commerciale e compri vestiti. Ma come cazzo fai a comprare i vestiti? Ti materializzi in un soldi, negozio. Ma poi scusami, Mera, cioè, no, sai dove ti materializzi? È un casino. Tipo in un camerino di una palestra. Ma smettetela, state raggirando. No, allora aspetta. No, ha detto che non si può perché non può essere un posto appartato. È stato specifico. Grappa. Stai in silenzio se io e Frank abbiamo interpretato bene il plot. Perfetto. Quindi ti sei risposto da solo. No, ciao ragazzi, qui è la grappa. Sì, questo è il mio patto del genere. Potrei teletrasportare. No, quelli sono dei geni. Mi hanno fregato. No, io farei, ma in quel modo. Io girandolo. Io non lo farei. Io lo farei, spererei di non essere arrestato. È bella. Ma ti picchiano ma sicuro. Ma come no? Ma sì, una mangalena. Ma vuoi mettere per viaggiare gratis dove ti pare? Sì, ma se tu stai in carcere per una settimana. Il problema è che noi abbiamo provato a ragionarlo. Tu invece proprio hai detto: vabbè, nel centro di Londra sti cazzo. Scusa, Nick, tu sei lì a Londra, in pieno centro, ti beccano, ti sbattono dentro, multa, non hai niente. Me ne posso sei andare? Ma ho capito. Ma no, poi dopo un'ora andare. Mi torno i vestiti. È vero, non che non hai detto. No, magari un mese. Ma poi c'è il portafogli dentro i vestiti. Sì, ci sarà. Ah, se c'è il portafogli. Però è vero che potrebbero buttarlo in cella. A un certo punto arriva nella sua cella dicendo: gli ricompaiono in cella. Era una magia. Che era stato un problema. Finisce al rogo. Beh, io comunque accetto. Scusate, ma anche Cattabrogi che dice: ma se corri, Ma infatti, allora Nick è stato intelligente. In Inghilterra non hanno la pistola i poliziotti, quindi è più difficile. Però mangiano male, ma poi grassi, cioè, si lanciano qualcosa. Una persona che corre in mezzo alla strada è quella che attira di più attenzione. Io ti noterai immediatamente. Certo. Ma poi Nick pensa che cadi e non hai niente, quindi sfreghi tutto. Brutto. È un attimo. È vero anche che magari c'hai gran sculo, e infatti Nick se la potrebbe giocare così, che è un secondo in cui veramente uno si volta, sembra di averlo visto nudo, ma in realtà no. Però è culo. Già rischiare. Potrebbe rischiare. Potresti rischiarla di brutto. Lo rischierei. Non mi fregherebbe niente. Sarebbe io accetto. Tanto c'è sempre il se. Cioè no, se appari nudo la gente fa per cosa? Dobbiamo dire davvero? Sì, per cosa? Diciamo che l'argomento del giorno, Nelson, è un set fotografico. È il cringe, situazioni cringe in pubblico. Beh, era questo, non sapevo, fighissimo. Bello, mi è piaciuto. Andiamo a vedere però prima cosa direbbe la gente davanti a questo patto. Accetteresti il patto del giorno? Tutti hanno detto sì per il 37%, quindi non sono tutti. No, in realtà no, hanno detto no. Hanno risposto no per il 63%. Mi facevo più temerario. Esatto. Si può anche non fare, cioè puoi anche non teletrasportarti. Ma smettetela. Ma non è un accetti questo superpotere. Lo faresti. Ma infatti da gente devo imparare che i patti del giorno si fanno proponendo uno stipendio mensile e una punizione per avere quello stipendio. Funzionerebbe. Sono soldi e punizioni, robe fisse, tipo tutte le mattine ti svegli e ti arriva un pugno in faccia però ti danno 3.000 euro al mese, lo faresti? Sì. Così troia. Poi vinci. No, sondaggione. Pugno in faccia per quanto? 3.000 euro al mese. Allora, per me diventi troppo aggressivo nel tempo. Aspetta, però. Per 3.000 euro al mese, domanda. Mi fareste prendere. Chi è che tira il pugno, però? Mike Tyson. Nelson, me lo tira Nelson. Secondo me Nelson è mega violento. Secondo me non è vero. Ma che violento sono? Ma cosa che immagini dai di me? No, tu tiri delle crocche fuori. Allora, tu non sai scherzare fisicamente. Io non è che ti ho tirato dei pugni. Ma ti ricordi il calcio di Nelson? Calcio. A me è arrivato un calcio fortissimo con lo scarpone quello ferrato davanti. Ti ricordi il sasso? Il sasso, vabbè, quello me l'hai lanciato te. Tu mi hai lanciato un sasso nell'occhio. Tu mi hai menato. Tu mi hai preso e hai iniziato a picchiarmi. Tu mi avevi anche già picchiato un'altra volta al liceo. Ma uno ti tira una selfie da uomo primitivo. Attacco al biondo! No, sti cazzi!
Cringe. Quando non parto di motivetti, mega cringe. Ragazzi, tu mi hai tirato la selce di un uomo primitivo dell'occhio. Io ti stavo lanciando dei sassolini, tu ti sei incazzato. No, tu stai mentendo. Tu mi hai tirato un sasso nell'occhio. Ma non te l'ho tirato apposta. Allora, sasso nell'occhio. Non mi sarei incazzato. Allora, e tu cosa allora funziona così. Prima la versione di uno, poi quella dell'altro. Allora, inizio io. Vai. Ero in spiaggia, in questa spiaggia di sassi. Quanto ero molesto? Qualche anno fa. Io sono testimone comunque. Ero un po' molesto. Però, almeno 6 anni. Tonno era di schiena, io gli stavo lanciando dei sassolini addosso alla schiena. Sì. A un certo punto si è girato e per sbaglio l'ho colpito in un occhio. Lui si è alzato, secondo me. Io ero tutto ustionato nella schiena. Si è alzato, mi ha steso a terra e ha iniziato a darmi le pacche più forti che poteva nella schiena. Sì, che io ho iniziato a avere delle specie di convulsioni. Io direi autorizzato. Fermi. Però. Grazie. Ma grazie. Racconta la tua versione adesso. Perché sono quelle cose che esattamente ti fanno questo. Bollire. Volevo semplicemente che dicesse che mi è arrivato una cazzo di selce nell'occhio. L'ho preso. Però aspetta, tirato. Perché glieli tiravi? Ma per noia. Capisci? Però il male non è stato per niente proporzionato. Tutti i motivi. E lui mi picchiò anche al liceo. Perché? Mi placcò e mi iniziò a tirare dei pugni e lo bloccarono. Ma per quale motivo? Perché stavo facendo il cretino e mi stavo ubriacando. No, è vero. Si stava ubriacando ed era lo zimbello. No, eravamo in gita scolastica. Cioè, mi stavano facendo delle domande. Delle domande un po' stuzzicanti. Eravamo io non mi vergognavo a rispondere, cioè non ho problemi. E lui però era cringiato. Io che rispondevo a queste cose e per bloccarmi mi ha picchiato. Sì. No, gli ho dato tipo un pugnetto per svegliarlo. Cioè, detto, che cazzo fai? Dai, smettila. Questo è grave. Però in realtà l'ho salvato dall'essere lo zimbello di tutta la classe. Quindi secondo me dovrebbe ringraziare. Ma a me non interessava. Vabbè. Lo zimbello. Lo zibetto. Cos'è lo zibetto? Secondo me è cos'è lo zibetto? No, secondo me è tipo un furetto. Lo zibetto. No, è un'altra cosa. Lo zibetto. Ma cos'è lo zibetto? Zabaione. Lo zibetto non è da cui l'animale da cui prendono la merda per fare il caffè? No, secondo me è un zibellino. Io so solo che Nico un botto di volte mi diceva: ti mostro lo zibello. Lo zibello? No, non so. Chiedo cos'è lo zibello. Lo zibellino. Non lo dicevi niente. Budello. Vabbè. Com'è che si chiama Zibetto? Ma doveva lanciare un sondaggio? Zibetto. Dobbiamo lanciare un sondaggio. Per 3.000 euro al mese, giusto? L'abbiamo lanciato ancora? Siamo completamente persi nei nostri episodi. Allora, per 3.000 al mese vi fareste tirare un pugno in faccia ogni mattina da Nelson Vencestein? Secondo me in pausa diventi troppo aggressivo. Ma è inquietante. Perché a forza di prendere pugni in testa diventi aggressivo. Anche secondo me ti incazzi un botto. Quindi Non lo so. 3.000 però ci fai un botto di roba. Sono vabbè, ma riesci a farlo vedere Pingo? Aspetta che ho sbagliato il sito. E ti ho attivato l'NDI. Ho trovato lo zibetto. Andiamo a vedere cos'è lo zibetto. Vediamo cos'è lo zibetto. Non sono io. Pensavo fosse una tonalità di colore. No raga, voi non vedete. Io vedo Pingu. E quando ci sono dei problemi tecnici vedi proprio che se la ride e manda i segnali che veramente ride. È lì che inizia a ridere. Schermata blu e vedi lui che ride. Quindi la non è preoccupato quando le cose non vanno. È molto più divertente. Ma con la porta non aperta. Guarda, non guarda la cosa, la stream deck, non guarda i pulsanti. No, è un pianista. Lui ti potrebbe fare una configurazione. Ho sbagliato io, Pingu, ho sbagliato wifi. Perfetto. Ma comunque volevo dire che questa live sarà divisa in due parti. Sarà divisa in due parti questa live. Come nel senso, una parte in cui con Nelson e una senza, abbiamo già fatto. No, una parte in cui praticamente io vi espongo delle situazioni in pubblico che potrebbe essere cringe, ne parliamo e poi sondaggiamo anche il pubblico. Okay. Sì. La seconda parte invece è i problemi ce li suggerisce direttamente la chat, quindi loro avranno un ruolo fondamentale. Fico. In più, una cosa che ci siamo scordati è che questa sera per la prima volta si possono riscattare i punti canale. No, si poteva già, li hanno già riscattati. Ok, no. Come no? Ti ricordi l'abbiamo bloccato, Andre, che gli aveva detto farò la prossima volta. Sì. Che cazzo fai? E poi non l'ha fatto. Andre forse l'ha riscattato per questa live, ma poi dopo ce lo dirà la regia. Esatto, ce lo dirà la regia e quindi potrà interagire con noi. Ci chiedono comunque se i 3.000 dei pugni sono netti o lordi. Sono netti. Tipo stipendio. Te li manda lo Stato. Lordi non era poco. Te li manda lo Stato. Però cioè non hai COVID. No, non contano sul tuo reddito, proprio. Un organo e basta. Dello Stato. Non c'è la tredicesima. Ok. Ok, vabbè. Comunque, Non c'è il TFR. No. Scusa, ma oggi andremo anche a giudicare i frigoriferi? Sì, andremo a vedere. Ecco, perché prima lo chiedevano. Ieri abbiamo fatto uscire un salotto in cui giudichiamo i vostri frigoriferi. Abbiamo detto che avremmo continuato anche in live. Lo faremo. Ne abbiamo selezionati 5. Che comunque dovremmo. Avevano detto 10, ma poi in realtà non ce n'erano di così interessanti. Ah, quindi è colpa loro. È sempre colpa loro. Ma li potrete rifare prossimamente. Prossimamente, tanto i frigoriferi, insomma, ce ne sono sempre lì. Sempre lì. Ma preparatevi perché vi chiederemo anche altre cose. Esatto. Allora.
Allora, io dai, però dobbiamo entrare nella questione, se no non c'entriamo mai. Ma prima andiamo a vedere il sondaggio. Vediamo il sondaggio. Per 3K al mese, quindi, vi pigliereste ogni mattina un pugno da Nels per il 83%. No, ragazzi, fuori. Sì, tanto è debole. Ma ci sta. Voi non avete idea, non avete idea di che pugni ha Nels. È spigoloso. Allora, secondo me l'avrebbero accettato da chiunque. No, non è vero. Ma va, sì. Se ti dicono è un pugile vero, al terzo giorno sei sfasciato. Secondo me devi valutare un pugno che ti fa un male porco, ma non svieni. Tipo. Vabbè, allora, cioè, no, se non dà danni, da danni a lungo termine. Beh, il mio dà danni. Cioè, tu non è il mio. Nel senso tuo. Sai un mio. No, io no. Hai pugni nelle mani. La mia proposta questo di patto. Questo pugno si chiama concussione. La mia proposta di patto dà danni permanenti, chiaramente. Ma cioè, immaginate, allora no, ma immaginate Frank che fa rissa. Che stile ha di combattimento, Frank? No, io sempre preso basta. Se tipo concussione. E setto nasale rientrato. Io ho sempre avuto il problema che mi hanno fatto notare che tendo a raggomitolarmi su me stesso e quindi mi prendo da sopra. Hai fatto botte? A scuola un bozzo di volte. Ma io non ho mai fatto botte. Ma neanch'io. Vabbè, perché ho fatto una scuola particolare. Io mi chiudo molto e cerco di prenderli alle gambe. Se non posso. Hai fatto botte seriamente? Cioè, ma non seriamente. Sì, cioè, mi sono dovuto difendere, solo che io tendo sempre a... Ma ti voleva menare al liceo? Ma un botto di volte. Ma cosa dici? Io ho fatto una scuola a Fateraldini lì. Secondo me Frank mostrava il tesserino come controllore. Il tesserino davanti, poi spera. E lo volevano menare a quel punto. Esatto. Sono uno studente della tua stessa scuola. Poi si raggomitola. Penso di essermi cagato addosso. Veramente? Vai controllare. Problemi. Comunque, noi dobbiamo entrare in questo cazzo di discorso. Sì, per favore. Perciò io ora vi espongo una situazione. Sì. E proviamo un po' a capire. Ok, vediamo. Poi ce ne sono alcuni. Sei cringe o no? Sei cringe? No. Non è tanto come se cringe o no, perché sicuramente cringe. Cosa come faresti? Affrontarla? Cosa fai di solito? E per ogni cosa faremo anche un sondaggio. Sì, brevi. Guida di sopravvivenza al cringe. Sì, esatto. Una roba del genere. Esatto. Okay. Tipo, una roba che mi è successa la settimana scorsa. Facile, immediata. Tu stai andando in una direzione, ok? E incontri una persona che sta andando nella tua stessa direzione. Aspetta, dove siamo? Che conosci? Siete... Su un marciapiede, una corsia di un supermercato. Siete tipo in una corsia di un supermercato, ok? È molto stretta, abbastanza larga. Ma no, c'è il passaggio per tutte e due le persone, ma purtroppo avete scelto la stessa direzione. Quindi vi trovate, tac. Hai detto che c'è il passaggio per tutte e due. Lo so, però avete scelto tutte e due di stare, non so, sulla destra, ok? Quindi a quel punto lì vi incrociate. Cioè, senti che devi fare... Esatto, hai il carrello. Non è un botto quel momento. No, ragazzi, a me mi cringe tantissimo. Ma l'altra persona la conosce o non la conosce? Non la conosce, è sconosciuto. Mi è successo un che ero in questo museo e ti giuro, letteralmente. Ma allora è un museo o un supermercato? No, io ero in un cazzo. Ma fai l'esempio del museo. Ma cosa ti cambia? Allora, cosa ti cambia se sei su un marciapiede, su un museo, su un supermercato? Qualcosa di corridoioso. Ero in un museo, io l'ho incrociato, ok? Siamo andati nella stessa direzione, quindi ci siamo bloccati così. E io ho incominciato a fare, non so perché distinto, ho cominciato a fare così. A un po' di là. Descrivilo anche vocalmente per gli amici del podcast. Ho incominciato a vibrare un po' con le spalle verso destra . E ho incominciato a fare così e ho visto che lui mi seguiva. E quindi avevamo avuto la stessa intenzione. Quindi anche lui vibrava? Lui vibrava? No, lui non vibrava, lui era un pochettino più deciso. Quindi a quel punto lì ho detto no, ho sbagliato e ho fatto così. Vibrato a sinistra. Ma vi stavate guardando? Sì, ci stavamo guardando. E quindi ma è imbarazzato tantissimo. Ma perché abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato dopo. Cioè, entrambi. Quindi cosa fai? Ti vai nella stessa direzione e poi dopo un po' fai no, io a un certo punto sono stato fermo. Ah, ok. Sondaggio vi imbarazza, sì o no? A me così, bro, non ti imbarazza per niente. A me tipo non sta capendo. A me fa un sacco ridere quando succede. E proprio lo prendo in gag e tipo dico anch'io faccio così. Magari è scattata una nuova amicizia. Ok. Mi è successa una cosa assurda qualche anno fa. Ero a un Jova Beach di quelli di Jovanotti. Ok. Ma non un Jova Beach di Tiziano. Anche no. Perché anch'io sono stato a un Jova Beach di Paolo Meneguzzi. Vabbè. No, era finito tutto il concerto, le cose. Tutti quanti si stavano camminando, stavano andando via, tutto quanto. E a un certo punto mi sento dare un colpo sulla spalla. Sì. E mi sono attaccato con un'altra ragazza perché avevamo entrambi gli zaini. E gli zaini si sono incastrati fra di loro. Ma Vezza era amore. È veramente la donna della tua vita, Nick. E siamo rimasti lì attaccati per un sacco. E siamo dovuti sganciare. Poi, ciao, scusa. È la cosa perfetta. Cioè, neanche nei film della vita. Ecco perché giri sempre con un moschettone. Perché ti vuoi agganciare la gente. Un aggancio che non aveva senso. E c'è stato questo momento di mega cringe. Dove eravamo attaccati. E non era bellissimo. E poi ci siamo andati. Ma eri in costume. No, perché ero in montagna. Comunque, ringraziamo Dabons che ci
ci dà un bellissimo consiglio. Okay. Figa, ma levati tutti fuori dalle palle. Eh? Per te, il consiglio era per te. Non ho capito. Figa, levati dalle... quelli di Parma di solito usano figa come cazzo, ma levati e tutti fuori dalle palle. Un ottimo consiglio. Ok. Era per generare del cringe. Ma hai generato un botto di cringe. Benvenuto nella puntata. Comunque, una roba molto simile che mi succede spessissimo, mi è successa l'altro ieri. Ok. Ma mi succede un sacco di volte. È fare la stessa cosa che hai fatto te, ma con il saluto. Cioè, uno magari va per il 5. L'avevamo messa. Ah, ok, allora sto zitto. No, l'avevamo messa e la puoi introdurre. Cioè, nel senso. A me è successo di recentissimo. Allora, vediamo il risultato del sondaggio. Certo, scusami. Quindi sì, il 56%. Ah, vedi, siamo 56%, lì. Però no, il 44%. Non comunque non è una regola così frequente. Però. Ma sai così perché non hai ancora fatto vedere la pelata? La fa vedere la fine. No, la faccia. No, ma saranno anche cavoli miei. No, la facciamo vedere più a un certo punto. No, non oggi. Ma come non abbiamo oggi. Detto nelle storie che era oggi? Non oggi. Ma la gente allora se ne va, saranno tutti qua per vederla. Ma infatti è no, l'ora dai. Che se ne vada. Lo sta scrivendo in chat. No, è l'ora dai, che dai. Se ne vada. La gente lo vuol vedere, ci sta. No, cosa vuoi? A me la cosa della mano succede sempre con pische. Ma lo stava raccontando con pische? Con pische della regia? Sì, sì, sì. A me è sempre. Successo allora di recente, ma l'altro ieri, con uno dello stato sociale tra l'altro, che sono arrivato lì e gli ho fatto per battere 5, lui aveva proprio il pugno. Okay. E mentre lui portava il pugno, io ho fatto così, ho messo il pugno e lui ha aperto la mano. Però di solito a quel punto ridi e ti metti d'accordo. Sì. Invece lì non ci siamo trovati, cioè non riuscivamo. Secondo me dovevi fare le forbici e vi sareste capiti. Può essere. Invece una volta mi è successa ancora più cringe con un assistente di uno studio che praticamente l'avevano abbracciato per salutarlo. Io non abbraccio la gente per salutare. Sì. Quindi lui ha abbracciato questa persona, mi ha guardato, io gli ho fatto per battere il 5 e lui, mi ha fatto per abbracciarmi. Quindi c'era lui che voleva abbracciarmi e io così con la mano aperta del 5. E come siete incastrati? Mi sono messo a ridere e gli ho detto scusa, non abbraccio. Ah ok, lui però, però si è stato veramente però sei stato bravo perché l'hai esplicitata, cioè a un certo punto hai detto ok, non faccio così. Sì, ma per un attimo è stato veramente cringe. Io tipo quelle situazioni lì non so come risolverle perché in realtà tento di non esplicitare nulla e di andare avanti sperando che si risolva la situazione e mi sono ritrovato veramente a fare le peggio cringiate con la mano che si incastrava ma tipo si riproduceva, capito? Con l'altra mano. A volte succede che tipo stringi la mano come per presentarti ma è tipo solo con le punte delle dita perché tu stai andando per il pugno per il alla fine. E poi dopo si incastrano male. E quella, però io la porto fino in fondo, cioè ho capito che non esiste una cazzo di soluzione. Come quando tipo dai baci a volte le persone si sbagliano e vai nella stessa direzione, poi sei una ragazza ancora più cringe questa cosa. Rischi di baciare in bocca. Sì, te ne dico un'altra, sempre con l'incrociare la gente, non so se ce l'avete già, che è una filosofia che ho abbracciato da poco. Quando canticchi per strada, okay. Giri l'angolo e incroci qualcuno. Cioè ti cringe? Sì. Per un sacco di tempo nella mia vita mi è venuto da smettere immediatamente di canticchiare, okay. E far finta di niente. In realtà ho pensato che probabilmente facendo così generi molto più cringe, perché l'altro si accorge che smetti. Esatto. Mentre se tu vai, scusate il termine, a cazzo duro e continui a canticchiare. No, beh, adesso ci dissociamo da questa cosa che insomma non è una cosa. magari giri l'angolo. Cioè, io ho iniziato da un paio d'anni a fare così, cioè continuare a canticchiare e non interrompermi all'improvviso. Mi hai fatto venire in mente comunque per uscire tipo dal saluto cringe, tu secondo me ne devi battezzare uno, ok? E andare fino in fondo. Andare fino in fondo, però, cioè, nel senso, devi riuscirlo a farle scattare devi riuscire a far scattare nell'altra persona. Con lo sguardo, fargli capire che quello è il saluto. Cioè, se vai di pugno, secondo me ti darà per sé un pugno. Lo deve vedere, però. A me è venuta in mente una cosa. Sì. Quanto è impossibile capire quando si fa questo, questo qua. Cioè il quando fare questo e quando no. Quello è impossibile. È vero, da impossibile. Capire. Però aspetta, stringo sempre la mano. Fai solo così? Se io faccio. No, tu stai fermo. Tu fai quello che non vuole fare il passaggio. Ok. Riesco a fartelo. No, a me è capito un botto di volte di fare tipo una via di mezzo strana e all'altro fare una via di mezzo strana e non ci si capisce. Secondo più. Me, infatti, devi togliere due passaggi. Devi tenere un passaggio. Per esatto, quello che il pugno, per quanto freddo, può risultare, secondo me, molto freddo. Però tu lo fai spesso. Beh, dai, pugno. Solo il pugno, sì. Sì, anche meno. Io. Esatto, è vero. Freddo solo pugno ci sta. Sì. Puoi mandarlo in gag, puoi fare pugnetto. Dico adesso, il COVID. Però dipende anche secondo me dal contesto, perché che ne so, sono dei fan, zero problemi. No, vabbè, certo, assolutamente. Se ci sono delle persone che conosco, chi se ne frega. Sì. Se sono degli sconosciuti per strada, chi se ne frega. E quando è che ti frega? Esatto. Quando sono persone con cui ci deve essere un qualche rapporto, ok, ma non li conosci. Ok, tipo certo. Dei colleghi. Più o meno, devi fare un'attività.
Sì, che ne sì, so, sì, vai al Canyon Park di Lucca, che saluto, con loro. Questa è l'unica attività che ha fatto Frank. Mi viene in mente, devi averci a che fare per qualche ora e quindi sì, sono persone... E come li saluti in quel caso? Ah no, io tento così. Ah, ok. Però può capitare. Ma la gente dà qualche soluzione, perché sì, sarei curioso. Zero. Zero soluzioni. Zero. Per questa una delle soluzioni. Zero. A Parma non salutiamo nessuno. O però, secondo me, la cosa figa che fanno gli americani, secondo me loro si mettono d'accordo proprio sul saluto da fare. E quindi lì risolve sì, qualsiasi cosa. NBA, cioè, sicuramente. Esatto, in NBA dicono, ok, creiamoci il saluto. Io te ne avevamo ne abbiamo uno. Era quello così? Sì. Che spaccavamo dietro? Ma l'avete fatto per due ore, basta. Sì, l'abbiamo fatto due volte. Sparito subito. A me cringia tantissimo, che me l'hai fatto venire in mente prima, quando segui una persona per sbaglio. Ok, tu stai facendo su Instagram, dici? No, tu segui nella vita reale, stai camminando. Ah, no, ma avete disagissimo. Io rallento. Allora, praticamente super rallento. Tu stai camminando, sì, ok? E a un certo punto ti accorgi perché per coincidenza stai facendo lo stesso identico percorso di quella persona. E mi è capitato anche recentemente. Ah, ti viene da pensare, penserà che la sto seguendo. Esatto, sì, mi è capitato anche macchina, con l'auto, bravo. Anche in macchina, cazzo, sì, di brutto. È stato assurdo, ero sulla tangenziale di Bologna, sono uscito e abbiamo cominciato a fare le stesse strade, ma uscendo dalle stesse uscite delle rotonde, ho detto cazzo, questa qua ora si ferma. Ma manco se ne accorgo. Per strada posso anche capire. Non lo so, però mi ha messo un sacco di disagio. Però io me ne accorgo quando mi segue una macchina. Vero, anche io anche me ne accorgo di brutto. Anzi, io mi esalto, cioè quando ho qualche macchina che è con me, dico siamo fratelli. Siamo buddies. Ah, ok. Siamo fratelli. Okay, tipo quando facciamo gli stessi sorpassi, poi tangenziali libera, ci mettiamo tutte e due a destra. È vero, a destra è vero, con è vero. Me dice abbiamo la stessa velocità, lo stesso ritmo. A me mi ha spaccato dal ridere che c'è stata un'auto che avevo incontrato sempre in tangenziale mentre tornavo a casa, con cui mi sono superato una roba come tipo 10 volte, e poi a un certo punto che l'ho superata c'aveva sullo schermo del cellulare lo sfondo di Space Valley. Space Valley, allora avevo capito, cercava te. Me, sì, aveva capito, sì. Ma sempre a proposito di saluti, ci suggerivano prima dalla chat che è una cosa super cringe, che poi tra l'altro a noi succede perché siamo volti noti della nostra città, che ci saluti, cioè che magari qualcuno ti saluta, sì, tu saluti e in realtà sta salutando qualcuno dietro. Quello è un grande classico. Sì, a me mi capita spesso, ultimamente quando mi succede sto completamente immobile. Cioè, per non sbagliare, devi ignorare. Ignoro completamente. Sì, l'ultima volta è successo da Barbero. Cazzo. È vero, cazzo. Allora, da Barbero eravamo. Cioè, hanno salutato Barbero e vi siete girati. No. Racconta. Cioè, praticamente eravamo sulla balconata, io torno di fianco. A un certo punto, da una balconata sulla stessa fila, vediamo questa ragazza che comincia a sbracciarsi e a fare. Va proprio verso di noi. Allora, tipo, io inizialmente ignoro, non faccio niente, se è vero. Poi questa continua a fare. Allora a un certo punto faccio sì, ero di fianco, e lei tipo mi fa, sta salutando lei, noi e lei fa così, sì, no, per dire tipo secondo me stava salutando qualcun altro, magari, e quando visto che io la salutavo, che magari non era una persona che stava salutando, no, anzi potrebbe essere una fan che manda a fanculo te. Ma io quando l'ho salutata mi ha mandato a fanculo. Perché ti ha mandato a fanculo? Boh, fine fa. Però anch'io l'avevo interpretato magari come scherzo. No, sì, no, secondo me è perché salutava qualcun altro di fianco a noi. Ma questo non l'ha cagato. Ecco, per dire, vabbè, era un altro, non eri tu. Ah, può essere. Però quello mi crea un botto di cringe. Sì. Però io ho capito che in quelle situazioni lì devi stare immobile così e guardare. Massimo, sorridi, che così non fai mai bruttissima. Io saluto figura. Sempre invece. Tu saluti? Sì, okay. Nel dubbio saluto. Ciao. Anche se non li conosco, e dopo. Ciao. Sono i saluti più belli quelli. Un'altra situazione che mi capita sul fatto del camminare, ok? È quando sei tipo per strada, ok? Sì. E a un certo punto incontri, cioè magari sei sul marciapiede, non puoi riuscire, okay, non riesci a sorpassare. Ma che cos'è? L'ho spiegato prima. Nel frattempo, ragazzi, che ce lo suggerivano prima, ce lo ricordavano, vi ricordiamo che nel gruppo abbonati di Telegram potete mandarci dei vocali in cui ci raccontate i vostri momenti di cringe più grandi e noi li ascoltiamo in diretta, giusto? Quello sì, però dopo sentiamo anche magari delle situazioni che ci propongono loro. Ah no, dopo certo. E mi raccomando, se volete taggateci su Instagram, farci vedere da dove ci guardate, però per favore delle foto belle, se no smettiamo di farlo, grazie. No, quando devo superare qualcuno, non c'è spazio per superarlo, questa persona sta andando lentissima, io incomincio tipo a zoppicare dietro e si sente il mio rumore che voglio passare, però non mi fanno passare. Scusa, perché sei qua? Mi sono perso. Tipo sul marciapiede. Cioè tu fai le spanalate nella vita reale fuori dalla macchina praticamente. No, in realtà no, cioè io accelero semplicemente. Cioè, mi attacco al culo. Sì.
sì. Però non, questa cosa spesso non funziona, perché di solito equivalente sono i vecchi e non ti sentono dietro. Ed è niente, poi magari sì, non ti vogliono far passare. Non ti vogliono far passare, poverini. Poi. E comunque di solito si risolve che a un certo punto se ne accorgono, ma tu gli sei proprio attaccato così e passi. Ma è da stronzi, ma non si fa. Ma che cazzo fai? Devi metterci 20 anni. Scendi un attimo la marciapiede, lo superi. No, poi lo investi. Non ci sono sempre, secondo me, le possibilità. Allora rallenti. Lo devi travolgere come in GTA quando corri veloce. Bello, chiedi un'informazione, così riesci a metterti di fianco. Bravo, vedi, questa è una soluzione bella. Vero, bellissima. La stessa serata del saluto cringe della mano dell'altro giorno. Ah, mi ripari, dici? Cazzo, in piedi, li passi sotto le gambe. Mi è successa una delle conversazioni più cringe che ho mai fatto con un fan. Sì. Che non posso raccontare, ve la racconto no? dopo. E ho risposto male. Ero con Stiva, l'ho proprio guardato lì e ho fatto i cazzi tuoi. No, dai, no, sì, no, non si risponde così. No, magari si sta guardando adesso, puoi dirlo, e sta covando vendere. È stato proprio maleducato. Ma no, vai, lancia il Nest Fact. Lancia il Nest Fact. Non posso. Questa te la tiriamo fuori. Non posso. Te la tiriamo fuori. Non posso. Perché? Generico. Non posso parlare di quello di cui stavamo parlando. No, generico. Non si può proprio dire. Ah, ok. Cioè, ed è troppo inerente a quello. Cioè, mi ha chiesto una roba che io non mi sognerei mai di chiedere a una persona. Ci sta. Ok. E cioè, molto poco educato. Mi hai messo una sulla tua vita personale. Non, su una roba educata. E però non bastava dire no, guarda. Cioè, uno si vede un po' molto matto. No, dai, no. Cioè, poverino. No, matto, però. Magari curioso, semplicemente curioso, non aveva però, il filtro del. Comunque devi avere un minimo di educazione quando parli con una persona che non conosci. Comunque. No, certo. Cioè, magari l'ha chiesto, magari chiedere delle cose. Era cortese assurde. Comunque nella richiesta, oppure era proprio scortese. Cioè, dal nulla mi ha chiesto una foto, si è lamentato che ho tenuto la mascherina e poi mi ha detto sta roba qua. Ah, ok. Dal nulla. Cioè. Okay. Mi ha detto, ciao, facciamo una foto. Tenuto la maschera, fa, dai, senza mascherina. Faccio, no, dai, vabbè, teniamola. E poi da zero mi ha detto sta roba qua, c'era Siva di fianco. Sono mega curioso. Merda, adesso muoio. No, infatti, lui mette un sacco di curiosità, ma sarebbe fighissimo, tipo una roba alla ci posta per te che si presenta qua il fan. Vediamo se aprire o meno la busta. E combattono all'ultimo sangue. E combattono all'ultimo sangue. Comunque, qua tra le cose che mi ha consigliato Frank c'è come ti rapporti, ok, con una persona che è cieca, cioè perché crea dell'imbarazzo. Ho la risposta. Ce l'hai? Vai, spiega. Io quando la incrocio sul marciapiede, sì. Perché faccio una via dove ci sono un sacco di persone cieche? Serio? Via Castiglione? Sì, esatto. Ma lì c'è il circolo. Esatto, appunto. Ah, ok. Quando la incrocio sul marciapiede, sì, inizio a parlare con chi ho vicino, tipo con un mio amico, con qualcuno. Ma dai, e gli dico qualcosa, okay, per far capire all'altra persona che comunque ci sono anch'io sul marciapiede. Hai visto che bel tempo oggi? Cioè, perché magari non guarda, so, che bello, cioè, il sole. Tagli, che fai? Comincia a fare bip bip così all'improvviso. Io e aumenta l'intensità così, più. Però mi sembra una cosa utile, cioè incidi qualcosa. Ah! Io di solito mi sposto, cioè io mi faccio bastonare. Secondo me è stato perché io al liceo mi feci bastonare alla fermata del vabbè, bus. No, però ci sta, delicati, però serve apposta. Mega delicati. Sì, esatto, serve apposta. Sì, sì, anzi, sì. Io sono convinto che siano totalmente capaci e quindi non concordo. Faccio infatti, di cioè, secondo me vai quasi a incasinarli. Esatto, se fai delle robe. Ma io forse mi sposto solo. Al massimo, sì, io mi sposto leggermente. Cioè, non mi sto davanti, magari. Sì, ok. Ma una cosa, allora, ecco qua, aspetta, qua si apre un altro filone gigantesco. Sì. Che spesso ho visto dei ciechi che si incartabellavano per strada, nel senso che magari scagliavano marciapiedi oppure andavano, no, cioè, non l'ho mai visto. Andavano tipo negli angoli sbagliati così. E nessuno che li aiutava. Assurda sta cosa qua. Cioè, aspettavano che si. Forse ragionano come me. Spiegassero da solo. Scusa. No, cioè che magari. Ragionano come probabilmente Frank, sì, cioè, dicono, vabbè, tanto sarà autosufficiente. Cioè, tu a un certo punto vedi un cieco che si. Non si schianta contro quella colonna, ma capisci che sta sbagliando. Sì, evidentemente che non dovrebbe essere. Però nessuno che gli appoggia la mano sopra il cuore. Forse non vorrei. Che ma neanch'io, cioè, essere una mano a questo cazzo, però fai tanto prima. Cioè, ma non è che si incartano come i PG nei videogiochi, no, che vanno però contro i muri per ore. Ma cioè, no, basta che tocchino. È ovvio. Ok, però potresti arrivare te. Però magari si sente, no, magari si sente sminuito. Esatto. Cioè, dopo va a casa triste e dice: potevo farlo. Io ho assistito soltanto una volta a un ragazzo che veniva aiutato, ma perché doveva chiaramente attraversare la strada. Okay. Che c'erano i segnalini anche per terra, le guide per il bastone. Ed era evidentemente lontano dalle strisce, sul bordo della strada, che le cercava e non le trovava. E uno gli ha detto: guarda, sono lì. No, io ho visto invece il caso contrario. Cioè, in una via trafficata di Bologna, ho visto questa persona che era un attimo in difficoltà. Io ero lontano, sì, era un attimo in difficoltà, però nessuno che se ne interessava. Tu è passato finito. Oh, scemo! No, no, vado così, però mi ha fatto strano sta roba. Però comunque concordo con Frank che bisognerebbe. No, sì, a me, cioè, mi imbarazza di più, mi è capitato che magari ci stai parlando
e non è che pensi sempre cieco. E quindi okay. a volte dici cose, dici, vedi. Però lì, ma lì, sì, quello, cioè, lì e però crei, mi crea un po' di imbarazzo. Quello ci sta, cioè, però allo stesso strano. Tempo, secondo me. Cioè, sì, cioè, la persona capisce. Niente. Speriamo. Ma secondo me, sì, poi se la prendi un po' con ironia, sì, esatto. secondo me vai tranquillo. Poi magari non c'hai ironia e l'hai. Anche perché non lo fai con cattiveria, ah, certo. solo che non ci pensi. È normale che non ci pensi. Sì. Lo stesso atteggiamento dovrebbero avere le persone che magari vogliono avere un pronome diverso dal proprio, già da quello che diresti normalmente, si offendono se sbagli. Quello esatto, è un po' perché, cioè, magari lì ci si potrebbe un attimo chiarire prima, sì, esatto. e poi dopo poi magari sì, è vero. Esatto. Però mi ha fatto ridere perché Frank ha presentato un'altra situazione, perché io parlavo tutte di queste cose, okay. tipo imbarazzo così, e lui ne ha sparate pese, cioè, nel senso, tipo quando vedi uno nudo in uno spogliatoio, tipo sei in palestra. No, ma imbarazzava un sacco, cioè principalmente a nuoto, alle medie, okay. che ho fatto nuoto okay, tre sì. anni, però amatoriale, sì. e pieno di uomini nudi in uno spogliatoio. Sì, ok, beh, però è normale, 12 anni mi turbavo. Ah, ok. Anche io non so come approcciarmi, perché se li guardi negli occhi sembra tipo un contatto un po' strano. Se sì. guardi in basso, li stai guardando il pacco. Sì, è parlando, vero, dici, è vero. Che a me turbava perché era uno spogliatoio dove in teoria non si poteva stare nudi. Però tipicamente quando stavano in accappatoio usciva roba. Ok, e certo. quindi ma ti dava fastidio che ci fossero o relazionartici? No, non voglio vedere queste cose. Sì, sì. Ah. Beh, non riesco a parlare con la persona vedere. Ma è assurdo, beh, invece ho scoperto che deve essere proprio è proprio l'hobby di alcune persone. È strano, però esatto, cioè, in alcune palestre sì. io ho proprio visto le sì. situazioni ah, sì, con gente che si teneva sì. così sì, e sì. parlava tranquillamente sì. col cazzo accendoloni. Io non riesco, mi fa stranissimo, io non riuscirei a parlare se sei nudo davanti a me tranquillamente, cioè senza parlare. Ho capito, vabbè, magari gente che ha fatto sport di squadra per una vita, abituata a far dolce e a farsi vedere nuda davanti a chiunque. No, poi non capivo perché nella palestra si facevano la doccia e poi stavano in giro nudi per lo spogliatoio. Cazzo, sì, vestiti. No, è vero, ma un asciugamanino, sì, erano dotati. Non è questo il problema. Vabbè, per dire, magari era per quello che rimanevano lo sono nudi. Sempre. Comunque noi stiamo tirando fuori un sacco di situazioni cringe, ma non è che stiamo riuscendo a uscirne. No, da lì non è. Io qua guarderei proprio in basso, cioè guarderei proprio la piazza. Non è vero che te cringiava, ragazzi, tu quello dello spogliatoio rimanere nudo, a me cringiava un po', a me sì, perché comunque è difficile rimanere, cioè io volevo vedere i peni delle persone. Ma allora realisticamente, ma per censire le dimensioni dei miei coetanei, cioè per quella roba lì volevo è cringe perché ti si abbasserebbe lo sguardo in quel senso lì. Sì, ma perché io li guardo, cioè guardo i peni. Sì. Li guardavo. Vabbè, cioè, anche non, a me non... si abbassa lo sguardo. Scusa, per forza. Per ma tu dimmi che non guardavi i peni nello spogliatoio di rugby. Non li guardavi? No, giuro di non no. guardavi i peni? No, allora io guardo sempre a un certo punto cioè, guardi, eravate piccoli, cioè, ti abitui. Sì, poi eravamo più piccolini, esatto, quindi è diverso secondo sì, me. Sì, ciao. Ma scusa, fammi un sondaggione per favore. Se guardano i peni? Ma sì. Vale anche per le ragazze. Certo, no, allora vale anche per le ragazze, quindi vagine e seno femminile. No, guardavate, secondo me è molto più easy, cioè, uno spogliatoio. Secondo me la comparazione ce l'hai sempre. Anche secondo me, cioè, semplicemente fagli enunciare il sondaggio. Ma sì, soprattutto in adolescenza, quando comunque sei un po' ti stai sviluppando e devi sì, non sai se sei giusto. Guardavate cose. Guardavate? Ah, ci sta, solo guardavate. Perfetto. Guardavate. Lascia guardavate, che guardate, sa maschio femmina. Ma con sincerità, tanto, cioè, è anonimo il sondaggio. Sì, però sì, la situazione, ripeto, non è che la trovi lì. Secondo me la soluzione è fare il più velocemente possibile e io uscire. Tipo in palestra mi cambiavo a casa. Anch'io cambiavi a casa. Facevo anche prima perché abitavo vicino, andavo a piedi. Beh, non sta. Dovevo portarmi al cappatoio il sabato. Cazzo. Sì, no, vabbè, se abiti lontano però non sbattone. Dico, già non mi piace fare la doccia con sconosciuti, abito vicino, risolto. A me non piace neanche fare la doccia fuori casa, preferisco mille volte. Sì, anche io la faccio a casa. È scomodo, cioè c'è un botto di scomodità a casa fare la doccia fuori. Io tipo facevo la doccia soltanto a frisbee quando c'erano i tornei fuori. Che ci sta. Avevi la tenda magari. Gente che conoscevo sconvolto, cioè. Non è curioso di stare guardando il sondaggio attivamente. Ah, okay, sto guardando i commenti. No, pensavo fossi sconvolto dal fatto che tutti noi preferiamo andare a casa sudati piuttosto che fare la doccia lì e farlo. Ma anch'io preferisco andare a casa. Ah, veramente? Ah, tu non la fai. Ma a me non piace fare la doccia fuori, anche perché io la doccia scomodo, me la godo. Sì, esatto. Sì. Okay, ok. Hai i tuoi prodotti. Ma poi non mi piace portare
ecco una cosa che io faccio: io non disfo mai praticamente le borse, quindi mi rimane sempre l'accappatoio tutto bagnato, a fare la muffa dentro al borsone. Io non sopporto portare tutta l'apparecchiatura per farmi la doccia fuori. Però quando andavo in palestra sentivo di gente che faceva discorsi tipo ma qua è gratis. Beh, vabbè, certo, sì, ok. Vabbè, ci può stare. Quanto costerà una doccia? Cioè, adesso tutto il bene, non lo so, però. Quanto costa una farsi una doccia? Non ho mai provato a stimare. Compreso anche di bagnoschiuma, non lo so, shampoo, anche perché devi contare acqua e gas. L'acqua un po' riesci. No, non riesci l'acqua. Cioè, puoi andare a vedere il contatore, ma misuri metri cubi. Sì. Non credo che usi un metro cubo d'acqua. Beh, non lo so, oddio. Madonna, un metro cubo è roba. No, un metro cubo effettivamente. Cazzo, sono 1000 chili. No, no, più di una vasca. No, credo che consumi anche così. Andiamo a vedere il sondaggione. Guardavate, vedete? Questa è pura sincerità. 78% sì. 23% no, è gente che mente a se stessa. Sono dei Franks. Sono dei Franks. O non facevano sport. O non facevano sport. Esatto. No, quello comunque bisogna abituarsi da piccoli. Se vi dico scambiare una persona per qualcuno che conoscete, ma che in realtà poi non è quella persona, vi è capitato? Ma non capita quasi mai. Io ho rischiato addirittura di abbracciare. No, che cosa? Non ho capito. Ho rischiato in alcuni negozi di dar la mano o abbracciare persone sconosciute che pensavo fossero un'altra persona. Ma anche non in negozi. Cioè, tu hai detto in negozi? In un negozio, sì. Perché solo in un negozio? Perché mi è venuto in mente che è successo. No, fuori no. Fuori non mi è capitato. Perché in negozio? Perché in un negozio. Mi è capitato in un negozio. Ma poi secondo me, anzi, è più facile che ti capiti perché sai che quella persona è lì dentro con te in quel negozio lì. E quindi dici, magari sei andato allontanato. Magari allo stesso cappotto. Quindi io mi giro allo stesso cappotto e vado dietro. Ma stavo rischiando tantissimo. Cioè, e ho pensato nella mia mente, se fosse successo e non me ne fossi accorto, come lo spiegavo? Cioè, sarebbe stata una roba traumatica. Mi è venuto sto flash di quando ero piccolo che mi traumatizzò allo stadio. Hai sbagliato mamma? Presi la mano di un signore che non era mio padre e lo seguì. No. E lui mi si trovò attaccata la mano e mi disse, guarda, non... Vabbè, è stato gentile. Cioè, non mi ha rubato. Vabbè, pensavo che la storia finisse. Niente, poi siamo andati a casa sua. Mi ha traumatizzato, nel senso che poi ho pensato... Cioè, mi ricordo che da piccolo mi sentii un sacco cringiato. Minchia. Senza sapere ancora cosa fosse il cringe. Ma, però, in maniera più tranquilla, magari ti può capitare di salutare una persona pensando, gli fai tipo, ciao Frank, non è Frank. Sì, è che non mi capita tanto, però sì. Ok, io sì, non ci salutiamo. Mi ha frecciato una roba, racconta pure. Io ho aperto la portiera della macchina sbagliata. Sì, anche a me è successo. Che penseranno sia una rapina. Bruttissimo. Con la macchina di un altro. Io ero con mio padre, dovevamo fare dei giri. Sono andato in un posto, sono tornato alla macchina. C'erano due macchine identiche, una di fronte all'altra. Io ho aperto quella sbagliata, l'ho guardato, lui mi ha guardato, l'ho richiusa e me ne sono andato. A me è successa una roba simile recentemente, però non mi ricordo se tu eri con me, ma può essere. Avevo parcheggiato la mia macchina e mi ricordavo anche dove l'avevo parcheggiata. Il fatto che di fianco a me ha parcheggiato una macchina identica, ok, ma anche internamente. Per me eravamo insieme. Aveva lo stesso deodorante, aveva le stesse identiche cose che tengo io. Ho incominciato a dire: ma perché cazzo non si apre? Cos'è successo? Si è rotta. E continuavo a forzare la maniglia. Non capivo. Ma ero anche io con te. Ma anche con me. Eravamo con me tutti insieme. Io me la ricordo. Io non me la ricordo. Poi a un certo punto mi giro e c'era la mia macchina. E ho detto: cazzo, per me era mal carro. Questo è un deficiente. Beh, però erano identiche e ha parcheggiato tipo a un posto da me. Beh, e però se nessuno ti ha visto, non no, è nessuno cringe. M'ha visto. No, non è cringe per era quello. Era un tone fact. Sì, esatto, era più un tone fact. Sì, sì. Comunque, cioè, in fumetteria con mio padre, un uomo piegato con il cappotto uguale con mio padre, volevo che si spostasse e gli do uno schiaffetto. Ma no, scusa, ma ci ha raccontato che in tour con noi, chi è? Stiva ha messo, ha ficcato un dito nel culo a un tizio che... No, mi te l'ha raccontata questa cosa. Cosa? Sapevo. Al concerto di Bologna praticamente c'era sto signore vestito di nero. Difenditi. Ma chiamiamolo. Sto signore seduto, piegato in avanti, che montava delle robe del palco col culo di fuori, gli ha ficcato un dito nel culo e questo si è girato e gli ha detto: non sono chi pensi tu io sia. No. E pensava fosse Eddie. Non so, che non era Eddie. Ci dissociamo. Alla metà perché Pisca scrive Fortunello, Pisca, ti piace un dito nel culo? Facci vabbè, capire. Però già mi farebbe ridere. Mi farebbe ridere già se fosse Eddie comunque che si ma fa fare. Non è quello che fanno. Cioè, no, certo, però insomma. No, ho capito. Però no, è che cioè, sì, vabbè, non si può dire. Ok. Niente, quindi è successa questa cosa qua. Ok, let's go. A me in situazione cringe, con simile a quella che è successa con la macchina, è un botto di volta a fare la spesa per Space Valley, sbaglio carrello e comincio a spingere. Beh, quello
pure un boss. Quella una volta, una volta mi è successa una roba al supermercato, perché sì, all'S lunga, no, c'è il bippino, il bippatore, sì, quello no, per fare la spesa a un certo punto. No, tipo, mi va incasinato. No, tipo, ho preso quello di un'altra tipa, no, era una signora anziana, ma non sapevo. Ho cominciato a sparargli tipo albumi, hamburger vegani, poi li ho messi dentro. Ho messo il bagaglio lì. Poi a un certo punto mi sono fermato, arriva questa, prende il carrello e va via. Faccio, ma gli hai detto qualcosa? Gli ho detto, no, scusi un attimo. Li ho scannerizzato metà. Li ho scannerizzato gli hamburger vegani. Dopo ieri avevo tirato il carrello. Allora, a me è capitato la stessa cosa al Carrefour, che ho tolto un carrello al vecchio e si stava per incazzare. Dicevo, così. Ho detto scusi, lo avevo lì di fianco. E mi è capitato anche di mettere la roba dentro al carrello. Vabbè, quello, cioè, così. E poi lo vedi, fai, ah no, scusi, e la ritiri via. Quello mega cringe, vabbè, però bello, ti scusi e vai tranquillo. Infatti, non lasciate mai il carrello incustodito. Sì, è proprio sbagliato. Non ci sta. Beh, lo riconosco sempre. Cioè, ho quei due o tre punti di riferimento che so. Secondo me preso, a volte li becchi, però uguali. Che magari ti ha preso lo stesso. Ma magari prodotto, sei sovrappensiero. Sì, sei sovrappensiero, cioè casino, lì, così lo che li parcheggi dentro in corsia. È che a me mette molta ansia lasciarli abbandonati. Quindi ogni volta ci guardo proprio bene che sia il mio. C'era uno scherzo che continuavamo a farci quando andavamo a fare la spesa insieme al supermercato. Io, Nelson e Cesare. E ci proprio per il fatto che eravamo sovrappensiero, ci mettevamo i salmoni. Il baccalà gigante. Il baccalà gigante, finché uno non se ne accorge. Una volta siamo arrivati in cassa. No, in cassa sì. In cassa lo facevamo con le caramelle, quelle che prendi all'ultimo secondo, yes. E quindi si ritrovava davanti alla cassiera con tipo, non so, un pacco di preservativi. Ok, okay, ma cos'è? Non l'hai visto, no, il meme? Io. Lo vedrai, okay. L'avete visto situazione? Mio padre è leggenda. Cos'è? No. Il papà che corre guardando dentro il bus. Ah no, sì, bellissimo, l'avevo mandato ieri. No, vabbè, l'ho visto. Tra figo, l'ho mandato su. Andiamo a sentire il vocale che abbiamo. Saluto cringe ad un cantante di successo, l'ha chiamato Pisca. Cosa significa? Penso si chiami Nelson. No, non è lui. Sì, okay. Ciao raga, sono Fefi. No, e a me è successa esattamente la stessa cosa per quanto riguarda i saluti cringe. Ovvero mi è successo no, con il cantante di una band. Dopo un concerto volevo salutarlo, fare la persona figa, insomma, vado lì per dargli il 5 e lui invece parte con il pugnetto. È stato molto imbarazzante. No, e se ve lo stesse chiedendo, sì, la band in questione era Noi Rovere. E sì, Nelson, sto parlando di te. Era però c'è stato, non è imbarazzante di sbagliare i saluti. Però sì, è giusto, ma dai, quelli si risolvono, si danno le mani. Io tra l'altro sempre quella sera lì stavo per fare una mega gaffe, mi è venuto in mente, perché c'è quello dello stato sociale che è uguale a una ex Siena, divano letto. Non lo so, e quindi io gli stavo per fare divano letto e per fortuna si è presentato come Albi. A un secondo dopo, se non so, per fare una gran figura. Vabbè, di divano letto non è un nome di una persona comunque. Forse si sarebbe offeso ancora di più, però. Divano letto! Mera, sai cos'è che mi cringeva tantissimo da piccolino e mi cringia tuttora? Quando tu sei in chat vocale con delle persone che non conosci e non distingui le voci. È vero. E magari sbagli persona quando parli con qualcuno. Era una roba che mi succedeva sull'Xbox 360. Mi ricordo che avevamo questi party giganteschi con gente tutto più grande di me. E a un certo punto io provavo a parlare con qualcuno e poi sbagliavo sempre e però continuavo la conversazione. Capito. Tipo, mi succedeva sempre con Moro e Mark dei Termosifoni. Ma hanno voci completamente diverse. Allora, per me hanno lo stesso identico tono di voce. Io non so che cosa fare. È difficile da capire. È difficilissimo da capire. No, è difficilissimo da capire. Tutte le volte li salutiamo. Tra l'altro Moro lo abbiamo sulla Stream Deck. Perché? Siccome abbiamo attacco al Moro e c'è una foto di Moro sulla Stream Deck. Dobbiamo attaccare il Moro. Stronzo! Ma siamo tutti mori! No, tu sei Moro. Perché tu io? Moro. Tu sei Moro. Parla per te. Ma anche voi siete Moro. Anche era Moro. Scusa, sai che sento delle voci? Anch'io. Ok, non ho capito cosa avete detto. Ok, let's go. Vabbè, ma altra situazione cringe che mi era venuta in mente. Vai, dici. Il suo telefono. Cosa è successo? Si parla al telefono? Sta parlando al telefono? Ma c'hai sotto la live, testa di minchia. L'avevi aperta prima. Ma questo orgoglioso. Ma quanto è reattivo, Pingu. Ma era tantissimo. Vediamo.
No, una roba che magari cringe solo me, ok? Ma forse no, a parte Pingu. Pingu mi cringe un po'. Non è vero, assolutamente. In realtà ho molta confidenza. Non arriva. Ma è velocissimo, cioè non so come faccia a sparare gli effetti. È molto più simpatico da quando hai suoni. Sì, da quando hai suoni si riesce a esprimere in una maniera a 360 gradi. Comunica di più che con le parole. Ma infatti io lo farei sempre comunicare così. Vabbè. No, un'altra cosa che cringe a me è ritrovarmi in una situazione, ok, in cui qualcuno ha un mio stesso capo di abbigliamento identico. Ma cosa non ha senso? No, mi cringe tantissimo. Ma ti manca adesso, mi sei super in cringe. No, ora no, perché comunque qua si fa parte di un gruppo. Però se tu domani ti metti una maglietta, io mi metto una maglietta, perché tipo andate a una festa, andiamo a una festa, siamo identici. Merda, io sono proprio non lo so, mi sento stupido, mi sento un botto stupido. No, beh, aspetta, se vai a una festa anch'io. Vedi, se vai a un evento importante, mi sento gemellino coglions. Perché hai paura che pensino che siete gemellini, che siete coordinati, che l'abbiamo fatto apposta. Tal proposito, mi è venuto in mente, c'è un aneddoto che racconterò male perché non me lo ricordo bene. Okay. E praticamente Margaret Thatcher è la famosa primo ministro inglese degli anni 80. Boh, vabbè. E praticamente andò a una cena di gala e quando arrivò lì si accorse, o meglio la regina si accorse di essere vestita uguale a lei, la regina Elisabetta. E quindi ci fu un problema. Ma quante probabilità c'erano di vestirsi uguale? Cioè, infatti. E ci fu un problema e mise una nota alla regina dicendo che lei si veste come gli pare e quindi d'ora in avanti avvertirà prima la Margaret Thatcher per ogni convegno dicendo come si vorrà vestire in modo che lei non commetta più questo errore. Cioè, proprio era un errore, un caso politico. Sì, sì, è stato visto malissimo. Vabbè, si chiama sfortuna. Infatti, questa roba qua l'ho sempre pensata più nel mondo femminile, che mi sono turbate da. No, io sono turbatissimo. Cioè, una roba che proprio mi fa strano. Guarda, che in realtà era successo con qualche capo insieme che avevamo uguale. E mi ricordo che ci dicevamo: lo metto io, attento che lo metti te. Ti ricordi? Non lo ricordo. Avevamo qualcosa di una camicia, simile, forse. Forse una camicia, esatto, che avevo preso anch'io per casualità dal nostro negozio. E dicevo, vabbè, l'importante è che ci diciamo quando ce la mettiamo, perché mi mettevo un po' di imbarazzo. Poi vabbè, la portavo molto meglio. Tonno come la Queen, sì. Però io vorrei sapere, a parte che ci sono un botto di vocali, però intanto in chat incominciate a scriverci un po' di situazioni che vi cringiano e capiamo se cringiano anche noi, soprattutto se ci possono essere delle soluzioni a queste cringiate. Andiamo ad ascoltare però intanto un vocale. Avvocato del pop, vai. Cringe quando al lavoro il mio datore di lavoro mi ha chiesto come fosse andata a Sanremo. In quel periodo c'era il festival di Sanremo e faccio: ah, ma quindi anche tu lo vedi? Ok, è andata bene. Ieri hanno contato tutti i big. Mi guarda e mi fa: no, mi riferivo come è andata a Sanremo in udienza. Ah, perché sono avvocati? Cioè, che lei è andata a fare un lavoro a Sanremo? Ah, ok. Un avvocato. Sono riuscito a creare il cringe con l'audio sul cringe. No, vabbè, ragazzi, mi sta stupendo, la capito male. No, sì, però come fai? Non ho capito. Sei appena tornato da Sanremo. Sì. Per un'udienza. Sì. Come fai a pensare che ti stia chiedendo di Sanremo? Vabbè, lì c'era quella coincidenza lì. Ma c'è un tribunale. Io pensavo l'avesse scambiata per una cantante. No, perché era la sua. E anch'io. È il suo capo. Non abbiamo capito perché pensavamo quello. Cioè, io anch'io ho pensato tutto il tempo: ah, ma adesso la scambia. Comunque, questa cosa qua è una roba che succede spesso in realtà. Il fatto che tu magari poni una domanda, quella persona malinterpreta la domanda, ne capisce totalmente un'altra, incomincia a parlare, tu non riesci a fermarla. Io di solito non gli dico: hai sbagliato, ti chiedo. Anche a me succede spesso. Io di solito dico: ah, comunque no, ti avevo chiesto questa cosa. Ah, tu glielo fai notare, ok. No, io lo lascio finire e dico: vabbè, magari porta la conversazione in un punto che non mi aspettavo. Anche io lo lascio finire, poi però gli dico: ti avevo chiesto quest'altro. Gli rifaccio la domanda. Gli rifai la domanda? Sì, prima è successo una nuova domanda. È successo col taxi una roba simile. Cioè, ho visto, stavo aspettando il taxi, mi ha sfrecciato davanti, ma proprio mi è passato davanti. Dopo un po' mi chiama e mi fa: ah, ciao, ti sto aspettando in questo posto. E io faccio: ma io non sono lì. Sì. Cioè, sono da quest'altra parte. Lui fa: ma mi sono spostato perché sennò bloccavo la strada. E io gli avrei potuto dire: ok, arrivo. Sì. Invece gli ho detto: ma no, ti ho appena visto passare davanti. non bloccavi nessuno. Vabbè, non gli hai detto nulla. No, ci sta. Ma noi ti abbiamo visto correre, non capivamo il perché non ti sei fatto venire a prendere davanti allo studio. Perché mi è andato da un'altra parte. Così a caso? Sì.
Ah, ok. E poi mi ha detto, ma perché bloccavo la strada? Ah, ma come scusa, okay, ma era sbagliato. Si conclude il puzzle che avevamo prima, che non riuscivamo a risolvere. Il puzzle. Vabbè, sentiamo un altro vocale di Attacco alla signora. Grazie. Grazie a tutti, raga, sono Valentina. Allora, una volta ero al supermercato con una mia amica, ci siamo divisi un attimo per vedere dei prodotti diversi. Nel momento in cui ho iniziato a cercarla nuovamente, credendo di averla trovata, le corro incontro dandole uno schiaffo enorme sul culo. La signora si gira e mi guarda malissimo, giustamente. Io imbarazzatissima, non sapevo che cosa fare. Sono scappata. E non ho avuto nemmeno il coraggio di chiedere scusa. Molto azzeccato. Ma non bastava scusarsi, è arrivato scambiato. Però mega cringe. Io la butterei sul ridere. Allegria! Anche perché sennò ti denunciano. Sì, secondo me lì rischi la denuncia. Sì, sì. È venuto in mente una situazione simile. Io ero piccolo. Ok. Avrò avuto, secondo me, 12-13 anni. Sì. Ed era un periodo che, sbagliando, magari chiamavano quelli dei call center. Ok. E tipo, dicevo tipo, pronto, pronto, mi inventavo delle cose. Facevo le vocine, sì. Facevo le vocine. Poverino, non avevi nulla da fare. Io col ho visto un numero strano. Sì. Ero convinto che fosse un call center. Erano i vicini di casa. Ah, ok, perfetto. Però io risposi, pronto, pronto. E loro fanno, sono la signora. E io ho messo giù. Ah, quindi sei scappato. E non ho più risposto al telefono. Però cazzo, in effetti, per uscire dalle situazioni cringe, correre in una direzione, sì, potrebbe essere una grande soluzione. Cioè, alla fine ti non scavi. È una soluzione. È una soluzione, è un metodo di approccio, di fuga. Ah, diciamo. Beh, una fuga. Un'altra situazione cringe, come dice Francesco Ellis, è quando nei bagni pubblici tu entri. O magari bussi, ma entri subito. O non risponde la persona, entri, c'è il tipo che piscia. Sì. Sì. Ah, merda, sì, tantissimo. Una volta l'ho beccato anche ma frontale. Io non capisco. Allora, ma qua c'è un problema. Succede. Allora, metà delle volte bussi e la gente non ti risponde. Non ti risponde. Ma allora, è fastidiosissimo. E io ma mi non metto penso sempre... che bussi a loro. Può essere, esatto. È vero, può anche quello. Secondo me. E infatti io mi faccio sempre delle gran pare. E L'altro giorno in un pub e vado, c'era la porta semiaperta. Ok, io penso a posto, non sento rumori. Vado e c'era il tizio che pisciava, richiudo. Io di solito entro e spingo. E li spingo per far sì che piscino sulla ciambella. Ma non è vero, vabbè. Però vado indietro e quindi aspetto, poi lui esce, scusa, nessun problema, entro, mi giro per chiudere la porta e c'era scritto a lettere cubitali serratura rotta. Ah, beh, merda. Cazzo, scrivilo classico anche fuori. Beh, vero. Non lo so, ti arrivo, lo so. No. Vero. Ma avete... che poi parlava Zero Calcare nella sua serie. Sì, che l'ha scritto, infatti. Ok, noi ci pensiamo e... ed è ok per i maschi, ma pensa a metterti nei panni di una ragazza che invece era, infatti, ma perché infatti tu sei di spalle, sei comunque, sì, protetto, sì, però lì sei tipo... no, se sei frontale puoi tenere fermo la porta, esatto, quando quando devi fare quella grossa tipicamente tipo spingi o con un piede blocchi, sì, la porta. Ma a me è successo di trovarti con le cale bragate qua che facevi la cacca, ti ricordi? Sì, sì, io piscio da seduto. Allora, piscio da seduto, è vero, questo è un gran problema. Fa quello che vuoi. Quel cringe lì, sai cosa mi fa scattare nei suoi confronti, tipo che lo conosco, che non riesco a guardarlo negli occhi per i seguenti 5 minuti. Ma sei tu che non vuoi vedermi il pene, io te lo faccio vedere. No, non è quello, è che tu lì sei in una posizione mega vulnerabile per me, cioè, capito? Ah, okay. Sei tipo la vittima della cosa e non riesco, secondo non so, io... mi sento di averti fatto un torto grande. Secondo me ti metto KO lo stesso. Adesso una volta proviamo una battaglia mentre tu sei sulla tavola del cesso. Proviamo a fightare quando mi becchi sul gabinetto seduto e vediamo chi vince. Cioè, a me mi sembra quasi di essermi approfittato del fatto che finalmente calate e quindi tra l'altro a proposito di questo, oggi Ton è andato in bagno con io che dicevo c'è Nick in bagno e lui è entrato tranquillamente. Ma uguale a Cesare la settimana scorsa, non so. Ma no, io la settimana scorsa sono entrato secondo per me lo fate appena. Esatto, no, okay, no, okay. C'è un problema Nick, perché con Nick allora non lo sgami perché lui per iniziare a pisciare ci mette prima ci mette 5 minuti. No, non l'avevo sentito, non l'avevo sentito, però l'avresti fatto lo stesso. Ma tu hai bussato e hai detto oh, e tu hai aperto. Però tu Nick sei molto lento. Sì, io sono lentissimo. Lo so, è vero. Non mi parla. Ma poi Nick non dice di no, perché tipo io sono entrato quella rimane volta, fermo. Sono andato lì davanti, guardo e lì tipo stava fermo, non si forse parava, perché era vulnerabile, è andato in crisi, nascondermi, ma che me ne frega, è andato in crisi, è così che si fa. Sì. Altra cosa, ma scusa. Secondo me a qualcuno di voi è successo, io ne ho urinatoi a muro. Sì. Sì. Liberi. Sì. No, io non ci vado mai. Perché neanche tu io. Magari vai a pisciare nell'angolino? Per educazione salti e vai possibilmente negli angolini. Sì, sì. No, ok. No, aspetta, tu vai nell'angolino. Sì. Entra una persona tutto libero e si mette di fianco a te. È maleducato. Ah, è maleducato. È una persona maleducata. Questione di maleducazione. Ma non succede quasi mai, però. No.
Non mi è mai successo, però. Io non li so usare quelli. Cioè, a meno che non sia tutto pieno. Perché no, a me a volte mette in crisi. Dipende. A me dipende. Non ho mai pensato in un coso del genere. Perché c'è una tensione psicologica pazzesca. Ma perché devi fare in fretta? Non lo uso mai. Ma vedi, lo uso solo se tipo proprio non c'è nessuno. Io sono riparato. Io mi ricordo adesso questa, vabbè, questa è cringissimo, però mi ricordo di aver fatto finta di aver pisciato in quelle in quegli urinatoi lì. Perché? Perché non mi veniva dopo tre minuti. Vado e sempre così. No, io ero alla festa dell'unità quando c'è stata quest'estate e c'erano i gabinetti, quelli container, mm-hmm. e però c'era lavandino, rinatoio e poi il gabinetto con la porta. E nessuno andava all'orinatoio, sì. C'era una fila a chilometri, vado io all'orinatoio, non riuscivo a farlo. Perché c'era proprio la fila lì dietro, tutti lì ad aspettare, gli altri che andavano avanti e indietro. Sì, non tu hai una fila gigantesca. E non so che, cioè, te non pensi a niente in quel momento. Ma cosa devo pensare? Fra che hai tutto il mondo, non che ti guarda. Scusa, però, un attimo, ma se la cioè se una fila di gente ti vedesse il pene, quale sarebbe il problema? Ma non è quello. Riuscire a fare la pipì. Sì, è riuscire a fare la pipì. Non ti vedo stimolo. Cioè, io potrei stare nudo davanti a tutte quelle persone, ma non è la stessa cosa. C'è gente che riesce a fare la pipì. Ma guarda che io anche a casa, io a casa a volte ho delle situazioni in cui non mi viene. Cioè io sono a casa, lì così. Sapete perché forse? Perché non avete fatto gli scout. No, quello è vero. Sicuramente anche il caso. Gli scout ti tengono a pisciare sempre. Ti senti vulnerabile, Nick. Esatto. Ti senti mega attaccabile. Però tipo lui quando deve cagare in casa mia chiede la musica altissima, non ce la fa. Ma mettiti un video. No, lo so. No, è una questione tappare le mie orecchie. Esatto. Sì. Oh, non mi esce niente. Poi c'è la cosa della carta sul fondo. Cos'è la carta sul fondo? Me l'ha insegnato a Pingu. Comunque Conan il Cimmero dice che è una cosa culturale. Se sei cresciuto in famiglia, vabbè, cosa c'è da cultura? Dove si sta in bagno insieme non hai problemi. No, è tipo, mi è capitato quando ero piccolo della casa di gente e compagni che erano abituati a fare tutto con la porta aperta. Ma io anche da me, però fuori non riesco. A me però scusa, ma forse esatto, no. Se penso a me, cavolo, io con mio padre e mio fratello continuamente, cioè facevamo cose in bagno mentre io tipo che cagavo, io ho beccato tuo padre che cagava mille volte. No. A mio padre e mi cringe un botto perché lui è abituato, però io lo vedo e poi tutto il tempo dopo quando lo rincrocio in cucina penso lui penserà che io l'ho visto cagare. Sì, quello è pesissimo. Infatti, avete avuto quel periodo in cui non avevano la porta del bagno perché stava vero. Ma suo padre, cioè suo padre anche prima. Ma mio padre guarda anche che passa le giornate al gabinetto. Ma mio padre guarda che non si fa nessun problema. Cioè io penso cavolo, sa che perché io se sto cagando e qualcuno mi vede, poi dopo sono cringiato, penso ma visto cagare. E quindi se io vedo uno che caga, penso sarà turbato perché, cioè, gli vorrei dire va tutto bene, non ti giudico. So che fai la cacca, è normale. Devi ragionare con suo padre che a lui non interessa. È difficile quindi, però. Sì, no, no capisco. A me poi entri e ti fa, ciao! Ciao, esatto, è vero. Io comunque con tuo padre sono esploso un po', tipo, vai dietro. Vabbè, ma rimanendo legati alla pipì, ma prendendola sotto un altro aspetto. Siete al cinema, ok? A un certo punto vi scappa tantissimo, però il cinema è tutto pieno. Sì. Però voi siete al centro e vi dovete alzare e dovete passare davanti a tutti chiedendovi di spostarsi le gambe. Anche se non sono al centro, io non ci riesco. Non ce la fai? Non ce la faccio. Anche per me è tipo una barriera. Cioè, almeno se non sta proprio esplodendo, esatto. Non ce la faccio. Cioè, a me è veramente imbarazza tantissimo il fatto di chiedere di spostare tutte le gambe e andare in bagno. Ma anche a scuola e all'università. Addirittura? Sì. Quello è un mega disagio. Sì, anche io non faccio alzare. Sai cos'è una roba che mi cringe un sacco che mi è venuta in mente sullo stare seduti? In bus sei seduto e vedi che c'è una persona che meriterebbe più di te di star seduto. È vero. Io mi alzo quasi sempre. Però a volte capita che magari dici, vabbè dai, sono stanco. O vabbè dai, alla fine ci avrà qualche anno in più di me. Ah no, beh, lì devi stare attento. Non incrocio lo sguardo. No, non devi, faccio finta di non vedere. Perché a me è capitato se offendessero, devi stare attento. Sì, esatto. Anche a me, infatti, cringe. Cioè, mi faccio delle gran pare su questo fattore. Qui. Cioè, perché l'anziano è molto. C'ho paura che si offende. Mi dica, sì, è vero. Che cazzo vuoi? L'ultima volta che ho chiesto se si volevano sedere, si è incazzata la vecchia. Ma si è incazzata dicendo, ma dovevi dirmelo subito. Però gli avevo detto subito. Sì, veramente. Vabbè, voglia di rompere. Però. In generale io sono seduto e tipo faccio finta di non vedere. Secondo me in quei casi tu devi, quando vuoi cedere il posto, devi alzarti e andare via. Vero.
così cambi zona. Esatto, e così magari non è per quello, voleva solo allontanarsi. Sì, sì, no, ci sta. Andiamo ad ascoltare un altro audio. Vai, ci sono. Genitori con l'amorosa o il moroso? Ma una cosa molto mainstream che cringe, secondo me, è il genitore assieme agli amici o alla propria ragazza o ragazzo. Molto spesso quando sto con la mia ragazza, i miei entrano in camera oppure quando noi usciamo dalla camera e fanno battute squallidissime, cringissime, e io non so che fare, cioè mi sotterrerei oppure mi chiudo in camera da solo e lascio le ragazze là a patire queste battute cringe, perché non si può fare niente a risolverle. Beh, si sente proprio la sua, come posso dire, la sua difficoltà nell'accettare e la maleducazione a non dire il nome. Ma a me non è mai successo comunque una cosa del genere, per fortuna. Ma dai, battute dei genitori, dipende dai genitori, ma alcune sono pesissime. Sì, sì. Può succedere. Sì. Wow, ma non è mai successo. Oppure magari ci sono certi argomenti che non dovresti minimamente toccare, che vai, certo, a toccare lì. A me è successa una roba abbastanza di recente con degli zii, in realtà. Peso. Andiamo ad ascoltare l'ultimo audio che abbiamo. Comicità incompresa. A me cringia troppo una situazione che è successa prima a voi con Cesare, che fai una battuta in un momento in cui si sta scherzando, mi succede giocando alla play o in classe, e puntualmente non ride nessuno e ti guardano tutti come se fossi un coglione lì, così, che non fa niente di simpatico, quando in realtà stanno ridendo tutti e non le sopporto. Poi la butto sul ridere, inizio a mandare a cagare chiunque e basta. Beh, è la nascita del Nels Fact, cioè io raccontavo cose normali, nessuno rideva, e ho creato il Nels Fact. Ah, ma viene da questo? Certo, sì, ne hai uno. Non l'avevo mai capito. No, però mi era venuta in mente una situazione di cringe, ma ci devo pensare, che mi è andata. Il mio cervello mi protegge, me le elimina. Ti elimina le situazioni imbarazzanti. Cioè, l'ho pensato, è già la terza volta durante questa live che me ne viene in mente una e dopo due secondi non me la ricordo più. Ottimo. È vero, ma... I frigoriferi. Infatti stavo dicendo, abbiamo ormai, perché fra poco dobbiamo staccare, dovremmo valutare anche 5 frigoriferi che ho selezionato in più. Che dovevano essere 10, ricordiamo. Dovevano essere 10, però in realtà 5 ci stiamo perfetti con l'orario a cui siamo. Quindi se abbiamo i frigoriferi sarebbe top vederli in questo momento. Abbiamo anche la sigla. Veramente. Frigoriferi. Perfetto. Non avevamo la sigla. Ma aspettavo un bang. Ma tu quindi l'hai detto per mettermi... No, per Pingo. Ah, ok, ci sta. Partiamo col primo frigorifero. Allora, che ci manda. No, diciamo una roba. Sì. Guardare dentro il frigo della gente fa schifo. È orrendo. Ma c'è Pisch che ha dovuto montare il salotto dei frigoriferi, che mi ha detto proprio... Calanausea. Cioè, si faceva proprio la nausea. Però io, rivedendo il salotto, col fatto che venivano fatti zoom, riuscivo a vedere, perché nel sotto non vedevo. Ok. Ho visto bene alcune cose. Cioè, tu hai passato tutta la puntata non vedendo i frigoriferi. E io ero tutto il tempo così che stringevo perché non riuscivo a mettere. Ho fatto pure gli zoom. Perfetto. Ma c'era il monitor lontano. Ok. Un 27 pollici a 4 metri, non vedo niente. Ottimo. Ottimo. Comunque, vediamo il primo frigo che ce lo manda Asia. Ok. Aspetta, allora. Ma le pareti... sto confondendo la parete di casa tua con lo sfondo nostro. No, la cosa che mi... Okay. Ma dov'è l'anta? No, io l'ho... infatti l'ho selezionato perché ha un frigorifero industriale. Ah, è trasparente. Ah, è tipo quelli dei ristoranti. Esatto, è tipo quello dei ristoranti. Cioè, è pazzesco, è una roba fighissima. Figo. Cioè, guarda quanta roba ci può stare. Tra l'altro, non capisco, ma a parte i Tupperware, che devo comprare i Tupperware? Sì, quelli è strautile. Devo comprarli. Quelli che è microonde, mi raccomando, che sennò si squaglia. Mi sento te, Frank, non vedo niente. No, io sto facendo una fatica blu a capire cosa c'è. Io vedo dei succhi. Nel tab. Buona idea, bravo. C'è latte HD per chi si caga addosso. Beh, poi c'è un botto di roba incartata. La carta? Come fai a capire cosa c'è dentro? Sarà su metico verdura. Io la verdura la piglio dal contadino, ce l'ho così. Però ripeto, io l'ho selezionato semplicemente per il modello di frigorifero. Allora, non me ne fregava assolutamente niente. Ma sopra cosa c'è? Il freezer? Il sopra? No, secondo me no. È il motore. Secondo me è il motore del frigorifero industriale. Beh, però secondo me costa anche un puttanaio di soldi. Può darsi. Anche secondo me. Però al prossimo. Bello, voto 1. E 5. Dai, 5. Vediamo il prossimo. C'è una bella sono in ordine i nomi. Questo ce lo manda Bazzo. Ecco questo. Bazzo. Beh, allora, ha un'enorme scorta di Red Bull. Ma mi ha spaccato questo perché non ha nulla da mangiare. No, infatti, solo roba da bere. Questo beve e basta. Ma probabilmente beve in freeze. Il mio frigo non è tanto. A parte che scusa, ma quello lì è ghiaccio. Quello in alto a destra. Sì, porca miseria. Mi fa ridere che si vede anche un po' del.
congelatore e però c'è yoga, quindi degli altri succhi. Sì, esatto. Fuori dal freezer. No, ma aspetta, non è la cella freezer, non è la cella freezer quella sopra. La cella freezer è quello lì che si vede che c'è. No, infatti sopra è finito il frigo. Quello sopra è il ripiano della cucina. Ah, ok, ok. No, 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 non è, sì, non è il ripiano freezer. Ma non ha uno sportello, secondo me è solamente un bar per appoggiare la roba. Però il ghiaccio. Ma perché si è congelato? Cioè, potrebbe essere che fa una temperatura magari un po' più bassa. Boh, comunque quest'uomo piscia un botto. Ma sono tutte bibite, alcolici. Non ho capito veramente di cosa si può. È come il mio frigo. Poi sono dei due. La maggior parte del tempo durante l'anno il mio frigo è così. Ah, beh, giustamente. E poi, come dicono nei commenti, bere è importante, è un concetto che gli sta molto a cuore. Più che altro tu puoi andare avanti a bere. Sì. Mangiare. Beh, oddio, dopo un mese penso che. Sai che non no, so. Bere basta puoi. Ma scusa, un mese puoi. No, il problema è mangiare. Tu non puoi. Cioè, tu puoi non mangiare, ma non puoi. Ma non se bevi bere. Zucchero. Ma non puoi bevi non mangiare. Non puoi, non, puoi mangiare. Non mangiare. Dopo un po' muori. No, a non bere muori. Dicono che ci sono dei virus. Non... morto di fame. Fateci sapere. Vabbè. Vediamo il prossimo di Chiara e Federica. Ah, e questo è vero. Un altro Chiara e Federica si vantavano del fatto che era piccolo ma sostanzioso. Ma riusciamo a sommarlo un pochino. Ed è vero. Ma in un frigo Nicolas. In un frigo così non si raffredda un cazzo. Cioè, pieno non puoi mettere anche spento, più che altro, non c'è la lucina. È vero, non c'è la lucina. Però a me è piaciuto il fatto che più è piccolo il frigo, più lo riempi. Allora, abbiamo delle piadine. Attenti al pomodoro che si è aperto e lo vedo aperto. Ma dopo due giorni pomodoro. Ma non è vera questa cosa. Sei esagerato. Nico, hai provato. Sei esagerato. Ti mandiamo all'ospedale se vuoi. No, bisogna. 3-4 dai, 3-4 giorni. Ma una settimana, no, una settimana non lo farei. Ma lo cuoci, lo metti un po' in padella. No, Nick, seguite le indicazioni che ci sono scritte nelle etichette. Esatto, è vero, sì, seguite quelle indicazioni lì. Di solito sono 4 giorni comunque. Ma come fai a finire le 4 giorni un barattolo così grande? Tu devi dire adesso mi spacco di pomodoro. Io prendo quelli piccolini. Ma io l'ho fatto infatti con un cosino di pesto. Ho mangiato pesto per una settimana e dopo non l'ho più mangiato. Io il cosino di pesto lo secco in due volte. Però raga, io il pesto lo mangio anche dopo un mese, il pesto. No, no, però è pieno d'olio. Io il pesto lo secco in due volte. C'è un piatto di pasta per me è mezzo baratto. Ma mezzo baratto da 100 grammi. Quelli della Barilla. Tu vedi Frank che capisce che la passata ormai è andata. No, io a me una cosa che fa schifo è il pomodoro, il passata crudo. Io mi sono messo a comprare i succhi di pomodoro. Come quelli che abbiamo visto nel mio studio, ma sono buoni. Li bevo. Ci sta, ma anche quello di carota hai riscoperto. Quello di carota è buonissimo. Mi sono diventato intollerante, mi sa. E comunque vediamo il prossimo frigo che è di Deborah. Ok, let's go. Ah, Deborah mi aveva scritto c'è il caffè in frigo. Ma sì, in tanti lo usano. Va in frigo. Oh, va in frigo, sì, sì, sì. C'è anche scritto dietro alle confezioni. Penso l'abbiamo che letto sia la commenti. Cosa giusta, però in realtà ho visto un video, ok, che non capisco praticamente sul come fare una moca perfetta, ok, di questo tizio. Era sui Ritz. Cioè, viva il fico. Viva la fica. E praticamente lui riscaldava l'acqua prima, la faceva bollire senza caffè e poi metteva il caffè, poi rimetteva. Il caffè solubile? No, il caffè dentro alla moca. Poi rimetteva sopra la moca, la metteva a bassissimo fuoco, il caffè usciva subito perché l'acqua naturalmente bolliva subito e veniva cremosissimo. Ed era una figata che vorrei provare, ma purtroppo non ho una moca. Ho provato, non funziona. Non funziona? No. Ma hai visto anche te lo stesso video, Pingu? Sì. Cazzo, niente, non funziona, è una gran baccata, perfetto. Potremmo farli così i video di Space Valley. Pingu, esatto. Funziona? Sì, no. Sì, no, vabbè. Prossimo figo e ultimo frigo di Ilaria. Abbiamo già finito quello di prima, ma scusa. Sì, è stato tanto velocissimo. Bellissimo questo. Bello. Sì. Cosa c'è? Latte? C'è dado brodo star. Sono due mandarini tabasco. Quelli. No, per due arance, due arance. Così non muori. Ecco, così anche il latte, state attenti. Mi ha detto, e poi era figo perché nel messaggio diceva che le arance stanno per compiere un anno. Bello. No, non è vero, non ci credo. Non è vero, no, è possibile. Ci credo che l'abbia scritto, per ci credo che le arance siano lì da un anno. No, beh, quella di destra è molto livida. È bella bruna, devo dire. È bella livida. È bella bruna. Io ho fatto andare male dei kiwi. Però mi piace molto questo. Ok, let's go. Ma cos'è? Io ancora non l'ho capito. Okay. Ma ce l'abbiamo il video. Allora, infatti, secondo me dovremmo fare due cose prima di chiudere questa live. Dovremmo vedere quel video lì, okay, e poi un video che ha selezionato Frank. Ah, è vero. Che ci vuole fare vedere a tutti i costi. Che ho trovato mega interessante oggi. Grazie mille per tutti i frigo. Intanto, io devo andare a pisciare. Intanto, prego. Allora, guardiamo. Ok, let's go. Se c'è una lampadina. Abbiamo ok, let's go. Facci un suono, Pingu, che ci fa intuire che video abbiamo. Ah, ce l'abbiamo. Metti in pausa. Metti in pausa, per favore, Pingu. Allora, devo fare una. Allora l'ho visto. Allora. Ma cos'è? È una roba per cui sono entrato in totale assuefazione, me lo guardo di continuo. Ok. E ho guardato. ho visto anche la spiegazione del meme, quindi posso darti due o tre info. Vai. Di base credo sia un programma olandese in cui, tipo real time, le mie ossessioni. Ok.
anche se non è così. Ok. Quindi prendi solo come spunto quella cosa, sì, che ti ho detto. E ci sono questo padre e questo figlio olandesi nella cameretta del figlio. Hanno ricreato questo parco giochi con i Lego. Ok. E hanno una console vocale in cui fanno finta di essere i Jostrai. Ok. Quindi si giocano a fare i vocalist del loro parco giochi. Ma è bellissimo. E a un certo punto, penso nella puntata del programma, portano il bambino e il padre in un vero, parco, parco giochi, e il bambino fa il vocalist. Ah, bello. Cosa che ho scoperto è che loro due sono super fan del Turbo Polyp, che è questa attrazione tentacolare, okay, che c'è nelle sale giochi. E niente, sono in mega fissa con questa, voglio vederlo. Piccola chicca. Wow. Andiamo a vedere. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Andiamo, andiamo. Diamo un senso a tutta questa live. Ok, Gonte. È quello il polipo? È il turbo polipo. Che hanno ricreato con i Lego. Ma sono un po' matti. No, ma perché? No, ma perché è una passione. Aspetta, nel son, guarda, cazzo. Guarda. Lui è bravissimo. Sì, sì, up to the sky, at the town. Anche perché doveva avere una pressione. A me è sempre dato fastidio quelli che parlavano. Sì, nelle nostre. È una figata. Sì. Cioè, mi ricordo, se ci pensi, super iconica, Gianni Margherita, c'era quello che diceva: altro giro, prossimo giro. Ok, let's go. Ok, beh, let's go. A me piace. Faceva partiti. Presente? Non te lo ricordi? Non andai, non Gianni Margherita. No, non ci andavo. Io andavo a Lunetta. Io non ci andavo mai a Gianni Margherita. Faceva proprio così, cazzo. Sì, sì. Cioè, secondo me la cosa figa è sviluppare una passione per una roba così superficiale nella vita, capito? Cioè proprio così superficiale. No, nel senso, pensi? Ma non ti verrebbe mai di pensare di sviluppo una passione per quello che fa il vocalist delle giostre. È una figata. Bellissimo. Concordo, sì sì, concordo assolutamente. Cazzo, ma adottiamolo come modo di dire, come hashtag nelle chat quando partono le live. Ok, let's go. Un nuovo arrivederci. Ok, let's go. Prossimo messo è stato troppo meme. Comunque troppo famoso, dici? È mega famoso. Se ci pensi, per un bambino è un ruolo di potere gigantesco. Vero. Adesso, ma meglio il giostraio? No, certo, sì. Quello che può farti accedere ai giri infiniti in una giostra. Era un bimbo grande quello. Tu, ma poi tu non sei il giostraio, sei semplicemente il vocalist. Eh? Sei semplicemente il vocalist. Beh, il vocalist è il giostraio. Però realisticamente quello che fa alzare e abbassare le giostre. Sì. Sei tu che la stai facendo girare. Legacy. Il padre, che il padre è bravissimo. Magari era un giostraio. Magari sì. Ma io direi di passare. No, ma ho pensato, teniamolo per la prossima volta. No, ma lo guardiamo giovedì prossimo. Ce lo teniamo lì. Guardiamo la tua pelata, però. Dai, bassiamo la musica, vediamo. Togliamo la musica, signori. Allora, a 100 euro donati, Frank no, 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 non ci vediamo. Sarò onesto, io non ho capito cosa è successo oggi. Mi stavo facendo i cavoli miei. A un certo punto passo sul set e ci sono Nelson e Cesare, stanno facendo una storia parlando dei miei capelli. Allora. E poi scopro che hanno messo una foto su Instagram. Vorrei la chat senza modalità lenta. Ma io non ho capito cosa è successo. Con tutti che scrivono Frank Pelato. Frank Pelato. Allora, contro la superficializzazione dei nostri contenuti, ok? Avete rotto il cazzo. In che senso? Cosa vuol dire? Non lo so, volevo dire una cosa a caso. Ah, ok. Ma contro noi stessi o contro pensavo il pubblico? Pensavo che stessi scagliando contro qualcuno. No, no, no. Ah, okay. Se vuoi mi scaglio. Vai. Sì, sì, sì. Allora, contro... Ah, sì. Chiunque è qui solo per vedere Frank Pelato si deve vergognare. Esatto. Ok, vai, si deve vergognare perché non guarda le nostre live per il nostro, per il contenuto. Esatto. Per ciò che di profondo, come dire... portiamo. Una pozzanghera, praticamente. Ma solo... pensa che i miei video più visti sono quelli dove finisco l'ospedale. Non ti fa male questo? Finisco all'ospedale. Quando c'hai la faccia come un... Che sei tu mai fatto? Sì. Allora, mi vergogno, ok, guarda. No, c'è anche siete delle persone fai superficiali. La con la carta igienica. Ricordatevi che siete proprio delle persone superficiali. Mandateci pure a fare in culo. Magari vi perderemo come seguaci, ma sarà meglio così. Frank, let's go. Okay, ma posso... Okay. No, sono arrivati anche dei messaggi. Mi ha scritto anche mia zia. No. Mi ha scritto Stiva. Stiva gli ha scritto. Cos'è che ti ha scritto Stiva? Allora, Stiva, il dialogo è stato questo. Lui mi ha detto... per una cosa che abbiamo fatto recentemente. Okay. Ma è quello che ti avevano rovinato i capelli, ti sei dovuto pelare? Ho detto no, assolutamente.
che è intanto collegato, e poi gli ho scritto: guarda Stiva, parlavo proprio con Tonno dicendo nessuno è così scemo da crederci. No, dai. Poi soprattutto è anche, ecco, no, c'ho da scagliarmi, è soprattutto una critica verso chi non è attento. Esatto, ci sono un botto di perché dettagli. In realtà questa foto era già stata pubblicata 4 anni fa sul nostro profilo. Vabbè, che non ci seguite. Ma poi però è lo stesso tempo. Divano che usiamo anche adesso qua. È lo stesso divano. Quello posso togliere. È lo stesso divano. Tuttavia Frank è pelato per davvero. Non ti sei pelato, Fra. No, non mi sono pelato. Ah, merda. Però provavo a avere spaccato da ridere. Non hai trovato la calotta di plastica? Ma era un casino, l'hai trovato. No, però se guardate bene la foto, ho un piercing in più, degli occhiali diversi. Pizzetto. Ne ho solo uno, l'altro mi è saltato via. Pazzesco, come. Cioè, non capisco perché queste cose hypano ancora così tanto la gente. Perché è un cambio di capelli? La novità, la curiosità, classico, di vedere. Sì, che, cioè come il, che ne so. Siamo un servizio noi, Sì, di giullari. Siamo dei giullari. È vero, è vero. Un attaccamento un po' eccessivo, forse. No? Dici? Non lo so. Okay. Cioè, obiettivamente si lamenta la serie, ma Frank, no, non dovevi tagliarti. Però obiettivamente. Però grazie, che gentilissimo. Obiettivamente, se ti dicessero nella live di domani. No, domani arrivi in ufficio e Tonno non ha più la barba. Io sarei carichissimo. Saresti gasato di arrivare in ufficio. Allora, o no? Sì, obiettivamente. No, effettivamente sì, effettivamente dai. Sì. Ma perché non l'avevamo mai visto senza barba? Vabbè, lui da quant'è che non lo vedi pelato? Da 4 anni. Ma l'avevamo visto però. Ma io l'ho visto io senza barba, lo vorrei rivedere. Sì, anche io l'ho visto. Cioè, sono. A me spacca che ultimamente stiamo andando a vedere i vecchi gruppi WhatsApp. E a un certo punto ho beccato un gruppo in cui, come fotoprofilo, c'è Frank davanti allo specchio nudo con i capelli mezzo rasati. In cui sei tipo così in posizione da Spider-Man. Ma tipo la barba da Wolverine? No, no, è perfetto. No, 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 quello è un altro. Quello è un altro. Lui è perfetto, però è nudo davanti allo specchio e dici: non era Frank, ma che cazzo è? Cioè, non capisco. La sua immagine Telegram sorride. Pesissimo. Perché mi dimentico di averlo. Ok. Io perché ho quell'immagine comunque? Vabbè, non lo so, lo capiremo poi in un'altra live. Comunque, stasera, per chiunque fosse qui per la pelata, si vergogni. Chi invece c'era, a prescindere da questa cosa, si fiero di se stesso. Cazzo, ma abbiamo lasciato fare un vocale. Che cosa? Ascoltiamo. No, andiamo a ascoltarlo, dai, poi chiudiamo. Lo ascoltiamo in due per. Okay, let's go. Vai. Ero a cena con persone nuove. Il nome. E c'era un ragazzo ipovedente, praticamente cieco. Arriva la pizza e questo ragazzo fa: ma per caso c'è un pezzo di pizza per me? Io, non conoscendolo, gli rispondo: non vedi che il tavolo è pieno? Sei cieco? Ok, let's go. Questo ci dovrebbe fare imparare a cercare di stare attenti nel nostro linguaggio in generale. Secondo me abbiamo capito che però in situazioni cringe, se tu strammatizzi con questo meme, secondo me potresti aver vinto tutto. Potrebbe, cioè, nel senso, potresti far comunque ridere. Questa gag, questa gaffe l'hanno fatta anche con Boccelli, no? Ah, non lo so, non lo so. Chi è tipo detto qualcosa tipo: non vedi che bello che è qualcosa? Ah, Barbara D'Urso, l'aveva fatta Barbara D'Urso. Sì. Paola Perego. No, Barbara D'Urso. Barbara D'Urso. Barbara D'Urso. Paola Perego, cosa scommettiamo? Un pad dell'Xbox. Un altro? No, quanti ne avete? Fermi, abbassiamo le musiche. Ah, ma fra un po' esce Spider-Man pure. È che in effetti mi sembra che Paola Perego non sia abbastanza famosa per incontrare Boccelli. La vedo un po' difficile. Non è vero. Non è al pari di Barbara D'Urso, magari. No, poi ai tempi era famosissimo. No, no, non voglio scommettere. No, dai, ma perché ti tiri indietro? No, sei un bastardo. No. Allora, dai. No, non voglio scommettere. Dai. No, sono sicuro, come il fatto che non ci saranno gli Spider-Man nel nuovo film di Spider-Man. Ma quello sono sicuro. Ma neanche io sono sicuro. No, ma vai tranquillo, no. Stai tranquillo. Che odio chi si tira indietro. Vabbè. Era Barbara D'Urso. Era Barbara D'Urso. Ah, beh, perché tu leggevi dalla chat. Perfetto. Ma no, lo sapevo già. Vabbè, signori, allora a questo punto ringraziamo intanto tutti quelli che si sono sabbati. Bello, perché è salito il gol. Siamo quasi a quanto eravamo 2-3 live fa. Esatto. Ma vedrete che la prossima volta sarà ancora meno. Abbiamo 6 vi guardo da qui, però, ragazzi. Oh, allora vediamo. È decisivo. Se c'è almeno uno decente, teniamo questa rubrica. Sennò quindi schippiamo quelli nelle camerette. Ok, lanciamo il vi guardo da qui. Non ci abbiamo. Ma abbiamo una sigla. Sì, ma tra l'altro arriverà anche quella nuova. Vai, vediamoli. Prego. Vediamo.
Skippato. Ok, quello da no, dai, dai. Bello, bello. Mette un gatto. Un gattino. Non c'entra niente perché esatto, ha messo lo screen del telefono. Ma vabbè, ci ha provato. Ha fatto già meglio. Skippato. No, no, no. Bello. Fighissimo. Ma questo, ma allora ragazzi, obiettivamente, questi sono gente che apre la galleria, cerca una foto divertente, mette il nostro screen sopra. Non è vero. No, starà curando i cavalli. Esatto, io qua ci credo. Cosa vuol dire? Ci guarda. Fate la stalla. Nick, fai un nitrito così gli aizzi i cavalli. Perfetto. Bravo, molto bravo. Ah, sono finiti, non è attiviamo bravi, tutte le Alexa meglio. Della gente che guarda senza cuffie. Alexa, imposta una sveglia alle 4 di mattina. No. Ah, è vero. Cos'è che sta mangiando? Ma cos'è, sono dei Dixie? Cosa sono? Non capivo. Ma con le bacchette sono dei quale pelata e pelata non ci caschiamo mica. Hai fatto bene, Robinia. Ah, beh, vedi, beh, in tanti avevamo capito. E poi che abbiamo? Oddio, bello, sta pitturando. Gli acquerelli comunque fanno cagare. Cosa c'è scritto? Ah, non ho cazzo, sono gli acquerelli quelli della Giotto, presente? Sono quelli io ho sempre odiato gli acquerelli, li trovo proprio stupidi. Sì, no, più che altro perché è proprio un lavoro da ingegnere, nel senso che tu hai una goccia e quella goccia la devi trasportare fino alla fine per rendere tutto uniforme e se scazzi alla fine... Perché dopo bagni poi troppo il foglio. Bagni troppo, il foglio deve essere adatto, scazzi... Alex, imposta un timer tra 10 minuti. Vabbè, si diverte così, Alexa, ragazzi. Parla in inglese. No. Ma Alexa, raccontami una barzelletta. No, cioè l'applicazione Alexa, volume 10. Per fare le scorreggie che fa stridere. Alexa, fammi una scorreggia. Ma cosa e Alexa ti risponde, vuoi che faccia una scorreggia? Va bene, ma scopriamo chi possiamo andare a raidare. Ah, è vero, ricordiamo che domani io e Nelson e forse Cesare, ancora non si sa, Cesare è in via di convenzione. All'ultimo decide. E saremo da Dario Moccia. Sì, alle 21:30 a mangiare pandori. Ma molto figo. Tra l'altro oggi noi abbiamo mangiato panettoni. E che uscirà giovedì. Esatto, esatto, sì. E saremo in diretta da lui per la maratona. Che forse è già iniziata, cioè forse è in diretta. Avevo proposto a Pingo di andarci e spacciarsi per uno di noi. Tanto secondo me lui conosce solo adesso. No, mi ha detto che aveva da montare. Dai, Pingu, vieni. No, però, a discapito del montaggio, stiamo attenti. Capiamo. Però farebbe ridere Pingu lì. Sì, un botto. Dai, Pingu. Alexa, imposta una sveglia alle 5 di mattina. La cosa che mi fa ridere. Aspetta, la cosa che mi fa ridere. Oh, Alexa, che sterre. Diciamo bene. Ma no, la cosa che mi fa ridere è che ci siamo assicurati con Dario che avesse preso i cazzo di pandori, non i panettoni. Perché è stata una coincidenza di merda. È stata la coincidenza che noi abbiamo preso i panettoni. Lui, pandori, abbiamo detto, no, caspita, stiamo per fare. Magari stiamo. Cioè, lui. Cioè, avevamo la paura che anche lui avesse sovrapponesse il contenuto. Sì. E Nelson, perché questa cosa mi ha imparagliato anche a me, Nelson gli aveva chiesto in chat almeno 5 volte se realmente sono pronta. Pensate che ho controllato la scaletta e c'è scritto Pandori con esatto. Space Valley. E perciò, quando andate da Dario, gli dovete chiedere: sei sicuro che siano Pandori? Anche mentre lo mangiate. Esatto, sei sicuro che siano Pandori? Boh. A posto così. Perfetto, andiamo a raidarlo. Quindi sono io per il raid. Tutti dobbiamo essere in tantissimi perché domani siamo lui dobbiamo fare bella figura. Altro ha bisogno di spettatori. Assolutamente sì, assolutamente. Ciao ragazzi. Va bene, signori. Arrivederci. Arrivederci.